Amici appassionati di Formula 1, un ordiale saluto da Beppe e Fabio. Siamo in Francia dopo dieci anni, ma non sullo stesso circuito. Non siamo a Manicourt, siamo all'autodromo Porry Hard. Passo la parola a Fabio e ci svelerà tutti i segreti di questo tracciato. Grazie mille, buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti nella nostra live, nella, nostro, nella nostra radiocronaca di quello che sarà l'ottavo appuntamento del Mondiale 2018 per quanto riguarda il campionato mondiale di Formula 1. Il tracciato, come ha giustamente detto Beppe, è un tracciato diverso da quello di dieci anni fa. Dieci anni fa si correva nel circuito di magny Mentre invece oggi si, si corre sul circuito del Port Ricard, un circuito molto più vicino alla cittadinizza, quindi parliamo della parte eh, del sud, se così vogliamo dire, della Francia. Un circuito con eh, molteplici possibilità diciamo, di tracciato, è un tracciato in realtà che è stato riammodernato e ha eh, 180 configurazioni circa di tracciati, in particolare eh, sono molto visibili per esempio la configurazione che viene non solo utilizzata dalla Formula 1 ma eh, si può avere un lunghissimo rettilineo. Si può avere un rettilineo con delle chicane, una o multiple, per cui ehm, appunto è stato un tracciato che in realtà era nato come tracciato di test dopo il riammodernamento e sta sono state apportate delle piccole modifiche per ospitare quello che è il Gran Premio di Formula 1 Gran premio di Formula 1 che è, appunto ritorna per la prima stagione e eh, il tracciato è lungo quindi 5.842 metri. 15 curve, e eh, diciamo la parte più caratteristica, se così vogliamo definirla, è il lunghissimo rettilineo del Mistral che eh, verrà interrotto eh, anche, anche oggi, come nelle varie prove libere, nonostante i piloti se ne siano abbastanza lamentati da una chicane, la chicane nord, di difficile, eh, rilevami, di difficile rilevazione e di difficile ingresso. Infatti abbiamo visto come esempio Fettel durante le prove libere stava rischiando di entrare nell'ingresso precedente, quindi andando comunque a eh, uscire fuori dalla pista e anche altri piloti hanno avuto delle difficoltà al riguardo. Dunque, eh, come detto, la, il, la griglia, andiamo a esporvi quella che sarà la griglia di partenza per eh, questo Gran Premio. In pole position abbiamo Lewis Hamilton. Lewis Hamilton con il giro più veloce fatto registrare durante le prove libere della qualifica: con 1.30.029 con gomma super soft. Accanto a lui il compagno di squadra Valtteri Bottas: 1.30-147 anche lui su gomma super soft. In seconda fila troviamo poi la prima delle due Ferrari, la Ferrari di Sebastian Vettel, 1.3400, con gomma ultra soft, e in quarta posizione Max Verstappen, 1.37, anche lui con gomma super soft. A seguire in terza fila abbiamo Daniel Ricciardo, sempre su gomma super soft, quindi strategie diverse per quanto riguarda i tre top team, accompagnato da Kimi Raikkonen. A seguire poi, quarta fila per Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc. Charles Leclerc che ottiene nella sua prima stagione all'ottavo appuntamento il primo accesso alla Q3 con un Alfa Sauber. Eh, e abbiamo visto come nelle interviste di ieri si sia mostrato molto sorpreso del, del risultato. Quinta fila per uh, Kevin Magnussen. E Romain Grosjean, Romain Grosjean che durante le Q3 in uscita ha perso il posteriore in curva ed è andato a finire contro le barriere danneggiando la sospensione anteriore destra. A seguire poi Esteban Ocon e Nico Hulkenberg compongono la sesta fila, in settima fila troviamo il compagno di scuderia di Ocon Perez e Pierre Gasly, ottava, ottava fila. Chiedo scusa per Marcus Erickson e Fernando Alonso. Nona fila per Stoffel Van Dorn e Sergei Silotkin e ultima fila per Lance Stroll e Brandon Hartley. Brandon Hartley che è stato arretrato in fondo alla griglia secondo il nuovo regolamento in quanto ha ottenuto più di 15 posizioni di penalità. Ricordiamo il totale delle posizioni ottenute da Hartley era di ben 35 a causa dell'intera sostituzione della Power Unity in ogni suo elemento per dei... Presunti problemi da parte di Honda che ha preferito rimandarla in, uh, in Giappone, appunto per controlli. Così facendo la, il pilota, appunto neozelandese uh, viene arretrato in ultima posizione. A questo punto. Uh... Per quanto appunto riguarda gli interventi, diciamo così, che in parco chiuso abbiamo visto come ci siano stati dei problemi, se così possiamo definirli, per quanto riguarda la... dei membri della Ferrari, ovvero alcuni membri della Ferrari sono stati indicati come presenti sul tracciato fuori dal coprifuoco, ovvero il periodo di tempo dentro il quale non si può lavorare sulla macchina se non per due volte all'anno. E per questo era è è scattata appunto la, la prima delle due volte per la Ferrari, quando invece poi è stato dimostrato che non erano dei membri ehm, per l'appunto della, della Ferrari, non erano membri che lavoravano sulla macchina, presumibilmente dei membri legati alle, alla, formula, alla Ferrari Driver Academy e per questo non è, non è stata combinata alcuna penalizzazione alla Ferrari, non è stato tolto uno dei due. Diciamo, un, un, non è stata tolta la possibilità di accedere appunto attraverso il coprifuoco per modificare appunto una, una delle macchine. Il, per quanto invece riguarda il clima, il clima oggi è asciutto. Abbiamo visto come nelle gare di Formula 3, Formula 2, eh, che, scusate, GP3 e Formula 2, non ci siano stati problemi di aderenza. Per quanto riguarda appunto l'asfalto che era molto asciutto, se non problemi eh, in particolare per la Formula 2, di piloti che hanno stallato in griglia o comunque hanno avuto problemi meccanici. Eh, per cui ci si aspetta comunque una gara asciutta. Le previsioni non sembrano promettere, non sembrano promettere pioggia. Per cui. Teoricamente la gara è asciutta, ma non è mai eh, sicura una situazione di questo tipo proprio perché non, eh, il meteo nella zona appunto di, di Le Castellé cambia molto spesso e se arriva una nuvola e non c'è neanche un alto di vento a spostarla, la nuvola resta lì e butta tutta la pioggia. Abbiamo visto ad esempio nell'FP3, nell'FP3 è arrivata una, una grande nuvola con il suo carico di pioggia, il vento ha smesso di soffiare mentre la nuvola era... Sul tracciato e la nuvola è rimasta lì per tutto il tempo, ha allagato letteralmente il circuito, circuito che comunque non, è composto, non ha un asfalto così drenante come altri circuiti, e per questo la, la presenza del bagnato potrebbe essere un elemento che compromette. Giusto per rispondere ai commenti in chat, noi non mostreremo la diretta per via di problemi di copyright, non siamo detentori del copyright, per cui non possiamo mostrarvi la diretta, ma vi accompagneremo con quella che è la nostra radiocronaca. E Beppe, mi sembra che sia tutto pronto in griglia, che i piloti stiano pronti per partire per il giro di ricognizione. Sì, sta per iniziare infatti il giro di informazione, sono accesi soltanto due semafori eh, rossi. Questo significa che i anticiclopi si sono appena allontanati, uno solo adesso eh, di semaforo acceso, le vetture stanno per partire nel loro formation lap. Intanto vorrei approfittare per eh, prendere spunto da quanto hai detto annunciando la via di partenza, l'ottimo piazzamento di Charles Leclerc che eh, non solo è riuscito a portare la sua Alfa Romeo Sauber in, nella terza sessione di qualifiche, ma addirittura si è qualificato in ottava posizione un risultato mai ottenuto negli ultimi tempi dalla scuderia eh, svizzera esatto. tra l'altro Charles Lear eh, è stato diciamo eh, nominato per usare questo termine come eh, possibile sostituto di Raionen Ferrari pare infatti che in Ferrari eh, Rai Onen debba ritirarsi al termine della stagione Un'altra voce di Oridoio riguardava un possibile allontanamento di Rai o nella stagione in corso, visti gli scarsi risultati ottenuti per il momento. Personalmente non penso di poter dare corso a questi... soprattutto all'allontanamento durante, durante quella che è appunto la stagione in corso perché la Ferrari non ha questo, questo strumento, diciamo, non ha mai eseguito una cosa del genere per cui non... Non ritengo, non ritengo plausibile appunto una, una cosa del genere a parte da Ferrari. Per quanto riguarda invece l'anno prossimo, tutto è possibile. Le, gli scenari sono aperti. Abbiamo visto come ancora ad esempio Lewis Hamilton non abbia firmato il proprio contratto. Per cui in Mercedes c'è ancora il suo posto libero, in Red Bull, allo stesso modo, c'è il posto di Ricciardo Libero. Ricciardo che ha ricevuto un'offerta dalla McLaren. Leclerc, ah, ovviamente, che eh, sì, anche da sì, chiedo scusa. E inoltre, eh, appunto, come detto. Leclerc, nonostante la, la grande pressione sulle sue spalle, perché comunque ci si aspettava una un risultato. Cioè, cioè, si aspettava comunque una, un cedimento, se così vogliamo definirlo, da parte del, del pilota Monegasco. Cedimento che non è arrivato, cedimento che non si è dimostrato, e anzi, il pilota si è dimostrato molto bravo, addirittura portando quella che era la sua miglior qualifica. Quasi a voler dimostrare qualcosa alla Ferrari se uno volesse essere malizioso. Però. Ciò non toglie comunque che le voci, almeno per quanto riguarda l'anno prossimo, sono abbastanza forti, ma ovviamente non c'è alcuna conferma e suppongo che non avremo conferma prima del Gran Premio di Monza, almeno per quanto riguarda la Ferrari. In teoria la Red Bull aveva detto che um, avrebbero voluto avere il, um, la conferma della line-up nel Gran Premio di Austria, per cui se, uh, Richard, se avremo una conferma della, della line-up appunto del Gran Premio di Austria sicuramente vuol dire che Ricciardo ha firmato, altrimenti... Uh, Può esserci qualche problema appunto per quanto riguarda il, il pilota australiano? Sì, intanto le vetture stanno per schierarsi sulla riga di partenza. Vediamo le due Mercedes che stanno per posizionarsi sulle loro piazzole. Intanto approfitto anche per dire, eh, avendo seguito Charles Leclerc eh, nelle passate stagioni sia in uh, GP3 che in Formula 2, un pilota è appena arrivato in uh, GP3, ha vinto il campionato Pasta in Formula 2, vince, vince il mondiale anche lì. Quindi è un pilota e malgrado la sua gioventù, ha un talento. Assolutamente sì. Eh, i, I piloti sono tutti, credo che siano tutti arrivati in griglia, si posizionano ora sì. la medical car. Sì, stanno per partire, ma a al via. Stanno per accendere le luci. Vediamo, lo starter è pronto con la bandiera verde, la sta agitando in questo momento. Uno, 2. 3 4 5 Allo spegnimento il via del gran e parte. In questo momento, buona partenza delle due Mercedes che uh, riescono per il momento a tenere le posizioni. Ma c'è subito, ci sono subito delle re ci sono dei pezzi di carbonio e volano dietro. Quindi c'è stato un contatto. Attenzione, Mercedes, una Mercedes, una Mercedes eh. una Ferrari. E anche la Ferrari che è andata larga con Entrambe le Ferrari sono, andate, sono arretrate molto. Ho no... c'è una gomma che è partita nel posteriore. Adesso non so di quale vettura. però entrambe le Ferrari sono arretrate moltissimo alla partenza. Vedremo adesso se ci sarà una qualche safety car. Ma non mi sembra il caso. Al comando resta Lewis Hamilton. Lewis Hamilton al comando seguito da Safety Car. Safety Car in pista viene dichiarata subito la safety incredibile. car. Incredibile questa prima partenza: assolutamente incredibile. incredibile. Ed è ferma la vettura di Ocon Ocon, Ocon con sospensione la sospensione rotta Ocon con Ah, e per rotta. Asli Vediamo adesso se verrà mostrato anche dalla regia Ok, viene mostrata la vettura di Ocon Che ha danneggiato tutta la parte destra Della vettura, per cui Posteriore E vedo la vettura di Vettel Con qualcosa che tocca all'anteriore sotto la gomma Presumibilmente ha preso un danno all'ala Quindi Infatti sono pronti i meccanici Ferrari e Box Con un, una nuova ala per cui a questo punto, presumo un rientro, viene mostrata la vettura di, di Gasly, ferma tra curva 5 e curva 6, senza rettone anteriore. E la vettura che si è girata è quella di, come abbiamo detto, la Mercedes che si è girata è quella di Valtteri Bottas, che ha una, una, anche lui un danno alla posteriore e sinistra e... Presumibilmente mi sembra anche il camber anteriore leggermente danneggiato, ma non, non essendo diciamo, un ingegnere pratico non posso dare una certezza al riguardo. Per cui, safety car in pista eh, sì, con la lettone esatto. La lettone è completamente danneggiato e si può, ed è sotto la gomma anteriore. Per cui, Fett sicuramente dovrà rientrare. Ma ho visto anche, anche Raikkonen, comunque, che ha avuto dei, dei problemi abbastanza gravi in partenza. Vedremo adesso la. La regia si ci dimostrerà. Al momento possiamo dirvi che l'ordine vede Hamilton al comando, seguito da Verstappen, Sainz in terza posizione, Ricciardo in quarta posizione, quinto Magnussen, sesto Charles Leclerc, settimo Kimi Raikkonen, ottavo Grojean Nono Perez, decimo Hulkenberg. Rientrano nei box una Williams, la Ferrari di Vettel, una McLaren, che mi sembra quella di Fernando Alonso. Nel mentre viene appunto. Uh, viene mostrato appunto il, il pit-stop da parte dei, degli uomini del cavallino rampante. Con una gara che a questo punto per Fettel si prospetta molto in salita, una gara in cui si trova se non in ultima posizione, ma mancherà veramente poco a causa anche degli altri piloti che sono Montano le soft, Sebastian Petter. Sì, esatto. Il pilota ha montato le soft. Nel mentre eh, prosegue la sua... il suo tentativo di rientro i box. Eh... Um, Valtteri Bottas chiedo scusa che sembra riuscire a rientrare in box nonostante la furatura al posteriore e un giro nel quale ha comunque toccato abbastanza con il fondo l'asfalto per cui vedremo ora viene mostrato dalla regia il replay dall'alto e a questo punto vi possiamo dire un pochino meglio come è andata ottima la partenza di Vettel che va subito a fiancare um, Valtteri Bottas poi all'esterno si trova R eh, Verstappen e il contatto è stato proprio causato da Vettel Almeno per quanto riguarda la visione aerea, Vettel non è riuscito a frenare sufficientemente e con la lettone ha toccato la vettura di Valtteri Bottas, così facendo va appunto a mandare in testa a coda il pilota finlandese e va a danneggiarsi il suo anteriore. Nel mentre poi nel retro si, si vede proprio il contatto fra Ocon e Gasly, con Gasly che va a centrare Ocon, per cui viene ora dimostrato e sia anche dalle telecamere laterali direi che purtroppo non... Eh... Non c'è assolutamente. Ora viene mostrato da longboard, magari dall'onboard si riesce a capire se ha bloccato qualche gomma oppure se è stato un semplice lungo, magari un errore nel, nel punto di staccata. Tra l'altro possiamo dire, per ironizzare un po' sulla arrivo, e per la prima volta non diciamo non c'è una Verstappen in, un... sì, la... in un certo qual senso, sì. E, rispondo di nuovo ai commenti in. Nella chat di Facebook non mostriamo la gara in diretta, quindi non mostriamo delle immagini perché non abbiamo alcun tipo di diritto con, con la FOM. Però vi raccontiamo, facciamo una radio cronaca di quella che è appunto la di quella che è appunto il Gran Premio di Francia di oggi abbiamo diciamo, stiamo cercando, diciamo, di offrirvi un servizio accettatelo per quanto, per quanto è... ci è possibile purtroppo, a causa di ovviamente dei copyright, dei elementi copyright, nel mentre. Volevo sottolineare come molti piloti nella zona delle curve 5, 6 e 7, per cui la zona dove c'è stato l'incidente fra um, Gasly e um, Sergio Perez. E eh, scusa, e eh, Stefano Con. Oh, oh. Molti piloti sono dovuti andare molto larghi per evitare, e abbiamo dovuto appunto tagliare la curva per evitare appunto il, i, i problemi che si erano causati, Nel, mentre inoltre la direzione gara ha messo sotto investigazione Fettel e Bottas per, per l'incidente che è stato appunto causato per cui vedremo anche da quell'aspetto cosa, cosa verrà mostrato appunto, cosa verrà deciso scusa, dalla, dalla direzione gara tra l'altro stavo vedendo il replay in super l'uomo della promosso dalla regia internazionale proprio poco prima del, dell'incidente tra uh, della collisione tra o oh, on è passato Sebastian Vettel con la vettura danneggiata quindi probabilmente anche per evitare eh, colpire ulteriormente la Ferrari eh, un errore avranno, avranno presumo andato traiettoria e magari sarà stato anche questo a usare il contatto tra i due piloti al momento comunque, come detto, è sotto investigazione, si è visto dall'onboard camera come eh, Sebastian Vettel abbia bloccato la gomma anteriore eh, sinistra. Ovviamente ricordiamo quando si è in scia a una vettura si ha un vantaggio per quanto riguarda appunto la, la resistenza all'aria, si riesce ad essere più veloci perché si ha meno resistenza. Ma al tempo ah, stesso... Eh, in... Prego. Fabio, anche Asli e On sono sotto investigazione per l'incidente. Per Perfetto, grazie. Dicevo, per quanto riguarda appunto l'aerodinamica, la, quando uno eh, si trova dietro un'altra vettura, in particolare con queste vetture di Formula 1 che sono in realtà fatte per correre da sole sulla pista senza aria disturbata, ovviamente quando si ha una vettura davanti si riesce ad essere più veloci sfruttando quello che è l'effetto della scia. Al tempo stesso si. Eh... Che è il punto, quello che si perde quello che è il carico aerodinamico in, in frenata, per, ed è probabilmente anche per questo che Vettel è arrivato al, blo al bloccaggio della, della gomma anteriore eh, sinistra e abbia poi involontariamente causato quello che è stato l'incidente, come abbiamo visto. Per cui, se tu sei d'accordo, direi di andare a ricapitolare che è al la, quella che è al momento la classifica. Sì, in prima posizione c'è uh, Lewis Hamilton su Mercedes, seguito da Max Verstappen, terzo è Carlos Sainz con uh, la Renault, è incredibile, si trova in una posizione abbastanza alta, anzi in podio virtuale, quarto uh, Dani Ricciardo su uh, Red Bull e quinto Kevin Magnussen con la, la prima delle due as. Sesto, Charles Leclerc, che ha recuperato due posizioni da, rispetto alla sua posizione di partenza, ricordiamo il pilota monetario che è partito ottavo. Settimo, Mirai con le, eh, la Ferrari. Ottavo, Romain Prozian. Eh, nono, Sergio Perez su Corsica. Eh, Decimo, Nico Hulkenberg. Ticesimo, Marcus Ericsson. Dodicesimo, Stoffel Vandorne. Tredicesimo, Brendan Hartley. In quattordicesima posizione c'è uh, la Williams di Lance Stroll, seguito dal compagno di squadra Firo. In quindicesima posizione. Soltanto sedicesimo Fernando Alonso. E a chiudere lo schieramento in, in diciassettesima posizione Sebastian Pettel. E diciottesimo e ultimo Valtteri Bottas. Ritirati Esteban On e Pierre Asini. Nel mentre un interessante team radio da parte della, della Pirelli. Che, non un team radio, chiedo scusa. Un tweet su. Da parte appunto della Pirelli, dove viene detto si spendono ore a calcolare strategie e all'improvviso uh, tutto, tutto va, va, va in, uh, diventa una cosa negativa, appunto. Per appunto c'è stato l'incidente e uh, da quello che dice la Pirelli, Fetta e Botta sono entrambi montato le soft, come viene mostrato anche dalla grafica, sperando di arrivare a fine gara. Quindi il tentativo che starebbero facendo i. I due piloti appunto coinvolti dell'incidente di arrivare direttamente a fine gara con delle gomme soft che sono le più dure ricordiamo in questo, in questo appuntamento le tre mescole portate a le tre mescole a disposizione da parte della della Pirelli sono la ultra soft banda viola la gomma più morbida. La super soft banda rossa, la, diciamo, la, la, gomma più, la gomma media per quanto riguarda questo appuntamento, e la gomma soft a banda gialla, che in questo caso è la più dura. È un circuito completamente riasfaltato proprio per l'occasione. E ricordiamo inoltre che eh, in questo appuntamento le gomme che vengono portate dalla Pirelli sono. Ehm, le, gomme, le famose gomme di cui per cui c'è stata tanta polemica, ovvero le gomme eh, con meno 0,4 mm sul battistrada. Cosa vuol dire? Ovviamente questo tipo di gomme sono leggermente diverse dalle gomme che eh, vengono utilizzate appunto da tutti i giorni sulla, mh, sulla strada. Ma al tempo stesso, eh, io, mh, interrompo un attimo la spiegazione per dire che la direzione gara ha deciso che l'incidente fra Gasly e O'Connor verrà, verrà diciamo, analizzato da, dopo la gara. Dicevo, per quanto riguarda le gomme, queste gomme ovviamente non sono le stesse gomme che, abbiamo, che vengono montate sulle macchine tutti i giorni, ma sono delle gomme eh, leggermente più resistenti, delle gomme che hanno all'interno addirittura una parte in kevlar, quindi un tessuto molto resistente, il cui spessore totale è di circa 3 mm, quindi uno spessore in realtà di gomma molto basso. Eh, le temperature che vengono raggiunte sono molto alte e queste temperature vanno a compromettere. Uh, la salute della gomma creando il fenomeno del blistering, ovvero delle piccole bolle di aria che emergono dalla base della gomma a salire e così facendo fanno staccare i pezzi di gomma. L'idea di Pirelli, in particolare. Scusami, Fabio, prego. ti prego. È arrivata adesso la comunicazione e la safety car rientrerà alla fine di questo giro. Perfetto, grazie, Beppe. Concludo rapidamente il discorso. La Pirelli ha portato delle gomme appunto più sottili di 0,4 mm, in modo tale da ridurre la temperatura raggiunta, e quindi da ridurre quello che è il fenomeno del blistering, in particolare in tre tracciati, ovvero il, gran pre... il tracciato del Gran Premio di Francia. Come abbiamo già detto, il tracciato dove abbiamo già visto il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio di Silverstone eh, in programma fra due settimane. A questo punto, Beppe, ti ridò la parola per la ripartenza di, dopo il rientro della safety car. Sì, luce centrale lampeggiante della safety car sta per entrare, in, nella corsa. A breve spegnerà le luci. E intanto lui, sta già iniziando ad alzare i piedi, spegne le luci in questo momento. La vettura di sicurezza. Da, mamma mia, quanto ha rallentato Luis Hamilton. La sua Mercedes è lentissima. Questo per il cosiddetto effetto elastico. Per, e, uh, sta cercando uh, di diciamo, rallentare adesso per poi accelerare in vista del traguardo e quasi lo sorpassa Verstappen. È incredibile come uh, questo effetto è molto vicino. Comunque, il pilota della Red Bull e eh, spinge adesso la, la Mercedes. Quando ci stiamo avvicinando al, alla linea del traguardo, bandiera verde, siamo sul rettilineo principale. E, e Scusa ti interrompo, Leclerc Leclerc ha tentato un sorpasso su Kevin Magnussen senza riuscirvi viene inquadrato subito dalle telecamere e al momento abbiamo il trenino per la quinta posizione con Magnussen, Leclerc e Kimi Raikkonen alle spalle che sta al momento pressando il pilota monegasco che ripartenza da parte del, del pilota della Sauber? straordinario, incredibile on board con lui in questo momento sta continuando, segue ancora è vicinissimo a, a, alla, alla vettura bandiere gialle ah, nel è... primo settore eh, Alonso, Alonso che è andato in testa coda e infatti Alonso che ha la, che la... la posizione e Bottas. e nel mentre Raikkonen, Raikkonen riesce a superare rapidamente Leclerc per cui Raikkonen guadagna la sesta posizione in, eh, e si sposta subito alle spalle di Magnussen per la quinta alla... A questo punto viene rimostrato ecco, l'onboard di Fernando Alonso nel quale viene mostrato appunto il suo problema, si è visto Fettela all'esterno, ha dovuto stringere molto la curva e ha fatto esattamente la stessa manovra per cui um, Romain Grosjean ieri ha perso la vettura, lui è riuscito a salvarla rispetto al muro. Per un pelo non ha toccato la, la posteriore della, della rossa. Esatto, che gli stava passando molto, molto vicina. Nel mentre volevo, se permetti, sottolineare anche il grandissimo lavoro di Sainz, che si trova in terza posizione al momento e sta tranquillamente resistendo agli attacchi di. Eh, agli attacchi di, chiedo scusa, di Daniel Ricciardo. È Incredibile con questa Renault. Una, diciamo che uh, Arlo Sainz ha spintato il volo da quando è passato. Renault, no, l'anno scorso stagione un po' sottotono per la Toro Rosso. Eh, nel mentre Grosjean che tenta di superare è, eh, Leclerc e viene leggermente costretto fuori pista e quindi deve ricedere la e quindi ha, è dovuto rimanere alle spalle, per cui vedremo poi se Grosjean si lamenterà via radio appunto di quanto accaduto. Probabilmente sì, se, diciamo conoscendo Grosjean, io seguo questo pilota dai tempi della G2. L'ho visto spesso lamentarsi di situazioni simili, quindi probabilmente si lamenterà via radio con il suo buretto. Dunque, andrei a ricapitolare quelle che sono le posizioni attualmente in, uh, in ordine, se sei d'accordo. Sì, la prima posizione è ancora di Luis Hamilton, seguito da Max Verstappen e Arlo Sainz, quarto Dani Ricciardo, quinto Emanuele Marussene e sesto Timi Raikkonen su Ferrari. Settimo Charles Leclerc, eh, eh, ha guadagnato una posizione rispetto alla sua posizione di partenza. Ottavo Romain Rojan. Nono Sergio Perez e decimo Nicole Ember. Fuori dalla zona punti abbiamo Marcus Ericsson in undicesima posizione. Dodicesimo Stopper Van Dorn. Tredicesimo eh, Sebastian Vettel che ha già recuperato delle posizioni. 14 Brandon Hartley, 15 Lance Stroll, 16 Valtteri Bottas, 17 Sir Ace Rotin e 18 e ultimo Fernando Alonso. Ritirati Esteban One e Pier Asli. Perfetto, grazie mille. Una se vogliamo piccola ironia: due piloti sui tre francesi in griglia sono stati coinvolti in un certo primo giro e sono ritirati. Mentre Fettel si è affiancato a Ericsson e Van Dorn nel uh, mentre Race Control uh, uh, la direzione gara ha, ha autorizzato l'uso del, del DRS per cui vediamo come il, gi il giro più veloce di... prego volevo uh, sottolineare appunto allora eh... Sebastian Vettel si trova al momento in tredicesima posizione alle spalle di uh, Marcus Eriksson, di Stoffel van Dorn. E tenterà, adesso che si porta sul rettino di Mistral, un doppio sorpasso come ha già tentato nella parte guidata nel primo settore. Vedremo la, se la rossa, appunto, riuscirà. Viene mostrato ora dall'onboard anche con la velocità. Si mette subito in scia di Eriksson e riesce a affiancarlo senza troppi problemi. Vedremo in staccata comunque con gomme nuove. Riesce a staccare il uh, pilota. Svedese e a guadagnare così la dodicesima, la dodicesima posizione, mentre Valtteri Bottas nelle retrovie guadagna la quindicesima posizione. An eh, abbiamo visto, non è stato mostrato dalla Regina Internazionale, ma io l'ho visto sul monitor dei tempi. E, uh, e uh, Stoffel Van Dorn prima, senza problemi, ha passato il pilota della Sauber, sì. mentre stavo ritornando la scelta. Nel mentre eh, viene mostrato ora l'onboard di Carlos Sainz e Daniel Ricciardo che si lanciano ora su, sul rettilino principale Sainz eh, che deve difendersi da Ricciardo molto vicino, già col DRS aperto, la differenza di velocità di circa una ventina di chilometri orari, ma Ricciardo non era sufficientemente vicino per cui non riesce a sorpassarlo. Nel mentre il giro più veloce di Lewis Hamilton, un primo 36,933 millesimi. Vedo e eh, Valtteri Bottas sta continuando a. Ingeri. Nel mentre la regia interazione ci mostra un replay di Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen che sempre sul rettilineo del Mistral riesce arrivando alla staccata della chicane a riconquistare la quinta posizione eh, superando quella che era superando Kevin Magnussen. Per cui ha la penata rispetto al pilota della Last sì, esattamente. Volevo aggiornare anche sulla situazione gomme, se mi permetti. Sì, certo. Abbiamo la top 3, ovvero Hamilton, Verstappen e Ricciardo, con gomma super soft usata, ovvero già utilizzata nella Q2. A seguire poi eh, Sainz, Raikkonen, Magnussen, Leclerc e Grosjean con gomma ultra soft usata in Q2. In Q2. Poi Sergio Perez e Nico Hulkenberg a completare la top 10 con gomma soft nuova. Sebastian Vettel con gomma soft montata dopo l'incidente al primo giro. Stoffel Van Dorn in dodicesima posizione con gomma super soft nuova. Valtteri Bottas anche lui con gomma soft, come abbiamo detto in precedenza, perché tenterà di arrivare alla fine. Così come il compagno di scudo. Così come la. E intanto Senza ha perso la posizione su Ricciardo. Sì, nel, mentre non è stato mostrato dalle telecamere, eh, Ricciardo, ecco, viene ora mostrato il replay, sempre nel rettilineo del Mistral, ha preso la scia e di nuovo in staccata nella chicane nord riesce senza troppi problemi a prendere la posizione dello spagnolo. Sappiamo perfettamente come Ricciardo sia molto famoso per le sue staccate. Penalizzazione, 5 secondi di penalità per Sebastian Vettel. 5 secondi di penalizzazione per il pilota tedesco che verranno aggiunti alla... Presumibilmente a fine gara, in quanto non, non è presumibile che si fermi di nuovo. Quindi, 5 secondi per aver causato la collisione con, con Valtteri Bottas. E questo ovviamente va a compromettere quella che è la situazione mondiale di Sebastian Vettel. Sebastian Vettel che ora comunque è fuori dalla zona punti, in undicesima posizione, a 2 secondi circa da Nico Hulkenberg che gli sta davanti. Intanto c'è una battaglia per il quarto posto tra Carlos Sainz e Miraikonen. con Incredibile come la rossa numero 7 sia vicina alla Renault numero 55. Vedremo adesso se e ce la fai davanti, e davanti perfetto, riesce quindi a ottenere la posizione sullo, sullo spagnolo per cui l'attuale la top 5 vede Lewis Hamilton al comando con un vantaggio di circa 2 secondi e 7 su Max Verstappen in terza posizione Ricciardo a 7 secondi e 8 dal leader della gara Kimi Raikkonen in quarta posizione a 9 secondi e 8 e Sainz leggermente più staccato che sta già perdendo terreno nei confronti del, del pilota e finlandese Recomi, centrale. Esatto, vedremo poi quando completa il giro eh, quale sarà la sua performance rispetto allo spagnolo. Manca comunque poco per l'arrivo sul traguardo. Nel mentre aggiorniamo anche sulle posizioni delle retrovie. Abbiamo in ultima posizione Fernando Alonso dopo il testacoda che, che ha subito e uh, a salire troviamo Valtteri Bottas in tredicesima posizione molto vicino a Stoffel Van Dorn e Sebastian Vettel in undicesima che si è avvicinato nel mentre a Nico Hülkenberg uh, il distacco si è ridotto a mezzo secondo circa vedremo se il uh, pilota riuscirà poi a sorpassare il, uh, se il pilota tedesco riuscirà comunque a sorpassare uh, Hülkenberg Ci sono delle nuvole righe dietro la montagna Tutto molto bene dall'immagine della regia internazionale e intanto ci mostrano il retrotreno di Oulstenberg con, con la Ferrari, sempre più vicina. Vorrei, per quanto riguarda appunto le condizioni del, del tracciato, abbiamo un tracciato con la temperatura di 44 gradi, nell'aria 24 gradi circa, l'umidità è al 47% e il vento spira a circa 3 metri al secondo in direzione del rettilineo, per cui il vento in realtà è abbastanza sostenuto e spinge i, ehm, i piloti in lungo il rettilineo del Mistral, ma è da vedere ovviamente ehm, se questo vento porterà la pioggia, non abbiamo al momento le previsioni precise per quanto riguarda le Castellet, ma ehm, la regia internazionale probabilmente se temono pioggia verrà mostrata... Bocca su Andorne, Mistral. Fabio, scusami, bocca che ha passato sopra in Andorne. Vediamo se ci mostreranno i replay dalla regia internazionale. Nel mentre così guadagna la dodicesima posizione, si porta alle spalle di Vettel. Vettel che tenta nella curva, dopo il lungo rettilineo, di infilarsi all'interno di Hulkenberg. E riesce. Vai davanti, ce l'ha fatta! Hulkenberg Mi... ha dovuto cedere la posizione a Sebastian Vettel. E Sebastian Vettel quindi si trova ora in decima posizione, a un secondo circa di ritardo da Sergio Perez davanti a lui. Per cui inizia quella che è la rimonta del del pilota tedesco nonostante 5 secondi di penalizzazione che avrà a fine gara. Tra l'altro ha fatto un sorpasso molto bello in un punto che è davvero difficile compiere i sorpassi. Sì, assolutamente sì. È anche... Adesso è l'attacco di Sergio Perez. È anche un vantaggio comunque dovuto al fatto dell'aerodinamica nuova... dell di queste nuove vetture che permette una performance di questo tipo. Viene mostrato dalla regia di nuovo l'incidente del primo giro per il quale è stata combinata la sanzione di 5 secondi a Sebastian Vettel io personalmente non avrei dato la penalizzazione perché è molto simile se vogliamo all'incidente delle due Red Bull in Azerbaijan nella quale Ricciardo si è trovato alle spalle di Verstappen quando doveva frenare e così facendo non ha avuto l'aerodinamica tale per frenare per l'appunto per cui eh, avrei dato la stessa penalizzazione là non c'è stata alcuna penalizzazione per cui anche qui non avrei dato delle, una penalità a Vettel Vettel ha frenato quando pensava di riuscire diciamo nel punto di staccata normale e invece non, non è non è appunto riuscito a rallentare la vettura e c'è un'investigazione contro di rojan per l'incidente in curva 4 nel primo giro che però non è stato mostrato dalla, dalla regia presumibilmente per un taglio suppongo non, non abbiamo dei dati di... probabilmente avrà tagliato una curva e hanno tenuto un vantaggio da questo taglio esatto. Vedremo tanto, poi la, se la reggente nazionale ci mostrerà, che è vicinissimo a Perez. Sono sì. solo tre decimi, vedremo adesso se riuscirà. Ci, ci troviamo comunque nella parte più guidata al momento. Per cui eh, arriviamo ora sul rettino del traguardo. Per cui vedremo se col DRS il pilota tedesco riuscirà. Si avvicina con il DRS aperto, un po' di scia. Ma era comunque troppo lontano. Abbiamo visto lo stesso modo di Ricciardo e Sainz, era grosso modo la stessa dinamica per Perez e Vettel. Per cui, troppo lontano per poter eseguire veramente il sorpasso. Adesso la legge internazionale ci sta indicando una battaglia per l'ottava posizione tra Rojan, Perez, Vettel e Ulver, che probabilmente sono chiusi nel fazzoletto di oh, decimi. Sì, abbiamo Rojan che è davanti a Perez e Vettel di circa un secondo, a malapena e Hulkenberg alle spalle che è ugualmente a un secondo e due da, da Sebastian Vettel ora siamo sul rettilineo del Mistral di nuovo Vettel con il DRS tenta di avvicinarsi ma è staccata, ved vedremo ora le vetture lo affianca, affianca il pilota della Force India e lo infila, riesce a infilarlo nella chicane per cui Sebastian Vettel davanti in nona posizione e al momento ha nel mirino Romain Grosjean davanti a lui in ottava Romain Grosjean continua lui... ad avanzare Romain Grosjean, che eh, finisco di dire, è letteralmente l'unico francese superstite del, dei tre presenti nel, nella griglia di partenza Dopo che appunto con e Gasly sono, si sono autoeliminati in un incidente in, eh, durante il primo giro Incidente che oltre in al contatto fra Vettel e Bottas è stato appunto l'elemento che ha fatto uscire la, la safety car In quanto c'erano le vetture molto vicine in pista e nelle vie di fuga quindi pericolose Bisogna anche dire, però, che i piloti che ha sorpassato per il momento e erano tutti a parità di gomma. Grosjean invece ha la mescola più morbida, quindi la Ultrasoft. Sì, um, a questo però ti rispondo con il fatto che Grosjean ha sì la gomma Ultrasoft, soft, quindi mescola più morbida, che però era già utilizzata in qualifica e aveva già un leggero degrado per cui è ha da... ah, sì comunque appunto il vantaggio della mescola ricordiamo come ieri ci ha giustamente detto Davide il vantaggio in realtà fra mescola ultra e super è molto poco ma fra ultra e soft quindi due mescole di differenza ovviamente il vantaggio tende a aumentare per quanto riguarda la mescola più morbida che fornisce più grip ma allo stesso tempo quella gomma si rovina più rapidamente per cui vedremo anche se ehm, riuscirà a avvicinarsi o comunque avere un grip maggiore allo stesso tempo la strategia è diversa da parte dei tre eh, dei tre, diciamo, che compongono appunto Attenzione, Scusa, Fabio, Fetter attento. si affianca e sorpassa senza problemi e quindi Fetter in ottava posizione e davanti no, a lui no, al no, momento ha no. solo Charles Leclerc Charles Leclerc in settima posizione ma ha ancora un ritardo da, rispetto al Monegasco di 4 secondi vedremo quindi come procederà l'avanzata del, del pilota tedesco Volevo dire per concludere il discorso di prima che Hamilton, Verstappen e Ricciardo, e originariamente anche Bottas, avevano una strategia diversa con delle gomme super soft, quindi mescola leggermente più dura rispetto alla ultra, e eh, punteranno sicuramente a uno stint di gara più lungo rispetto ai diretti inseguitori, quindi un Raikkonen, Sainz, Magnussen, Leclerc e Romain Grosjean che sono appunto i piloti con gomma ultra soft al momento, già utilizzata in qualifica. Intanto vorrei rispondere a un utente, c'è scritto in spagnolo, io purtroppo lo spagnolo non lo parlo, però posso dire in inglese. We don't have the, the rights to, uh, to stream the race, with, uh, the race with the images, so uh, we, aren't, uh, we can just uh, speak about the race. We cannot, do the, we cannot show you the images, obviously, because we don't have the rights to do it, because the rights of FOM uh, would be a strike e possiamo solo cosa sta succedendo, quindi spiegare la gara e cosa sta succedendo. Vabbè Fabio, tu hai è mille volte meglio del mio, però... Direi a questo punto di tornare alla gara e di tornare su Valtteri Bottas, Valtteri Bottas che sta anche lui recuperando come Fettel, ma è leggermente più indietro dell'ora undicesimo, ed è nel mirino di, di Nico Hulkenberg. Dunque, la situazione attuale per quanto eh, riguarda: no, scusa, Fabio, ti devo interrompere, perché è arrivato un team radio in questo momento ad Almuretto di, uno di per, ripassare Rojan e sembra che abbia dei problemi. Perfetto, non sono riuscito prima a cogliere se c'è stato un team radio a parte di Rojan, ma da quanto ha trasmesso la Regia Internazionale, non c'è stato. Per cui presumibilmente è un problema interno che è stato percepito appunto nella pit lane. Vedremo se appunto la regia. Mostrerà qualche cosa al riguardo Dunque, andiamo a aggiornare quella che è la classifica Con Lewis Hamilton al comando Seguito da Max Verstappen a 4 secondi A 8 secondi Daniel Ricciardo 11 secondi e 7 per uh, Kimi Raikkonen 21 e 3 per Sainz 23 e 4 per Magnussen Leclerc in settima posizione 25.0, 25 e 0 Vettel la 26 e 7 Grosjean a 35 Hulkenberg 31 e 009 Bottas 34 e 0 Perez uh, 35 e 2 Vandor, 37.7. Scusami Fabio, fronti di Sirotin per aver uh, guidato troppo lentamente uh, il regime di Sefiar. E a riguardo era il discorso che era stato mostrato nel replay quando Vettel era rientrato ai box assieme a Valtteri Bottas, davanti a loro c'era una... Williams, una Williams che effettivamente procedeva abbastanza lenta, per cui è presumibile una penalizzazione nei confronti di Sirotkin di 5 secondi, anche per lui, come era stato già in passato nel, nel 2017 per Hamilton che aveva rallentato Ricciardo, se ben ricordiamo. Dunque, finisco di aggiornarvi su quella che è la, la classifica. Come detto, Hamilton Verstappen, Ricciardo Raikkonen, Sainz, Magnussen, Leclerc, Vettel, Hulkenberg, Grosjean. Con eh, appunto Hulkenberg, che nel mentre è riuscito a eseguire il sorpasso nei confronti del, del pilota francese, da notare la nuvola di carbone uscita dai, i freni. Sì, abbiamo visto come i freni sono, in realtà si consumano abbastanza rapidamente, con, eh, in, in, soprattutto nelle frenate molto importanti. A seguire, dicevo, Valtteri, ehm, scusa, eh, Valtteri Bottas in undicesima posizione, Sergio Perez in dodicesima, Stoffel van Dorn tredicesimo. 14 Brandon Hartley, 15 Marcus Ericsson, 16 Stroll, 17 Alonso e ultimo Sergei Silotkin. C'è un giro. Più Prego. Sì, mi ha fatto Fux a 1.36 un e 769. Per riferimento, nell'ultimo giro a confronto, Hamilton ha fatto un giro di tre decimi più lento: 1.37-0. Verstappen e intanto, e intanto, Fabio, scusami, cioè è, è a 1 scusami, c'è Fettel che è a 7 decimi dall'Erk. Sì, e si stanno avvicinando ora a rettino del Mistral, per cui avrà anche la possibilità di usare la scia e il DRS per sorpassarlo. Seguiamo al momento il uh, pilota tedesco, che apre ora il DRS, anche Leclerc in realtà ha il vantaggio del DRS, mi pare. Uh, no, in realtà no, era molto in vicino a Magnussen, no. ma non riesce. Leclerc viene affiancato ora da Vettel, che in staccata riesce a infilarsi, ancora una volta. Un passo facile per il pilota tedesco. Ancora una volta in staccata, riesce a prendere e a sorpassare appunto il pilota davanti. E al momento va. Fettel è in settima posizione e va a caccia di Kevin Magnussen. Eh, concludo rapidamente il discorso che stavo facendo, se, se mi permetti. Eh, un, altro piccolo, un altro piccolo elemento è la pioggia perché vengono mostrate delle immagini da parte del, um, dei vari team di grandi nuvole scure che si stanno avvicinando. Per cui anche se prima avevo detto appunto che non era una come avevo detto prima non era una cosa certa ma al momento la pioggia si sta avvicinando quindi eh, ci sono appunto nuvole scure all'orizzonte come aveva anche giustamente fatto notare prima um, Beppe vedremo appunto se, se la pioggia arriverà e in tal caso cosa succederà nel mentre giro veloce di Hamilton Beppe sì 136 137 superfluxia del, del pilota inglese del team e se mi permetti è un giro più veloce è il giro appunto più veloce per 9 millesimi perché nel mentre Kimi Raikkonen ha fatto anche lui un giro 1.36.646 quindi 9 millesimi più lento di Hamilton evidentemente Raikkonen ha deciso di iniziare a spingere nei confronti anche dei diretti avversari davanti a lui con Verstappen che fa 1.36.9 e Ricciardo ugualmente 1.36.9 Vediamo c'è una scena di Raikkonen sentendo le, le voci lui avrebbe detto: Ma cosa? Dove vado? Io resto qui. E anche presumibile. E quindi M avrebbe. Scusami, spinto... sorpasso, sorpasso di Sebastian Vettel: Vettel che di nuovo nel rettino del Mistral, con l'aiuto del DRS, riesce a infilare rapidamente uh, Kevin Magnussen. E così facendo guadagna la sesta posizione. E al momento quindi la top 6 vede Hamilton, verrà per Ricciardo Raikkonen. Sainz, ottimo risultato per la, per la vettura. Dividi Chatillon e Sebastian Vettel in sesta posizione, a completare la top 10. Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Nico Ulkemer, e Roman Grugian in decima. Fuori dalla zona punti abbiamo Valtteri Bottas, comunque abbastanza vicino a Groscian, Sergio Perez, Stoffel Van Dorn, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Fernando Alonso e in ultimi, nelle ultime due posizioni Lance Stroll e Sergei Sirotkin. Ancora questa Williams non riesce a trovare il ritmo da notare certo che sia Alonso che, che Sirotkin si sono fermati per una sosta ma al tempo stesso non, eh, non sembrano riuscire a dimostrare un passo gara infatti Alonso l'ultimo giro è stato un 38.9 Stroll 46 e Sirotkin 39.7 per cui eh, sono dei giri in realtà molto molto lenti da parte eh, dei due Williams che sembrano comunque veramente non avere non i piloti quanto la macchina sembra la macchina essere completamente assente e intanto c'è un altro giro Fucsia di Luis Hamilton 1 1.36.448 Sì, Fucsia Col quale è riuscito a dare eh, 4 decimi circa a Verstappen Il distacco ora fra Hamilton e Verstappen È di 5 secondi Seguito poi da Ricciardo a 4 secondi da Verstappen 9 da Hamilton E Raikkonen che si trova a, 12, a 13 secondi Chiedo scusa, da Hamilton Con un giro leggermente più lento di, Rispetto appunto al Fucsia di Hamilton Parliamo di circa due decimi persi. Nel mentre Fuchsia di nuovo di Hamilton nel primo settore, sta letteralmente spingendo il più possibile il, il pilota inglese. Fa un 24,2 nel primo settore eh, a confronto, ugualmente 24,2 di Verstappen, sebbene più lento. 24,3 di Ricciardo, 24,6 di Kimi Raikkonen. Per cui Raikkonen inizia forse a entrare quello un po' che è il degrado della gomma. Ricordiamo la differenza di mescole. Mm -hmm vediamo Fabio attenzione Prego. perché c'è stato il sorpasso uh, di Valtteri Botta nei confronti di Romain Grosjean e c'è un altro giro fu sia di Hamilton sì, vediamo adesso il, appunto come arriverà a completarsi sì, Valtteri Botta se riesce a superare Grosjean e conquista la decima posizione in, in classifica quindi sarebbe un punto Petel su, su Sainz è vicinissimo sì, è molto, è molto molto vicino, vedremo adesso se riuscirà a, a sorpassarlo. Incredibile la rimonta di Sebastian Vettel in soli 19 giri. Assolutamente sì, è una... veramente sta tenendo un ritmo da indemoniato, se così vogliamo dire, con quelle gomme. Ma ora si pone un'altra domanda. In teoria con queste gomme dovrebbe arrivare fino in fondo, non dovrebbe fermarsi ulteriormente perché come... Mh presentato dalla Pirelli, Allo, passa. la Fettel riesce a la... sorpassare ulteriormente in un'altra posizione e arriva in top 5. Lui che alla fine del primo giro aveva l'ala danneggiata ed è dovuto fermare, si è dovuto fermare ai box. Ricordiamo, come abbiamo già detto in precedenza, comunque che su Fettel c'è una penalità di 5 secondi che verranno aggiunti o al pit stop se si fermerà o a fine gara al tempo totale, appunto realizzato da parte del pilota tedesco. Dicevo, nel mentre, uh, giro veloce di Hamilton, un primo 36, 387 millesimi, è veramente uh, sta letteralmente spingendo su queste gomme, il, uh, sfruttando ovviamente anche il nuovo motore comunque che la Mercedes ha portato uh, in questo appuntamento, un motore che era stato era previsto per il Gran Premio del Canada, ma si è deciso di portarlo nel Gran Premio di Francia per uh, presunti problemi di affidabilità al momento eh, appunto potendo soffrire dell'aggiornamento del motore il eh, Hamilton sta letteralmente volando sulle sulle sue gomme super soft e eh, Fabio c'è un team radio di Rojan si è lamentato ogni suo muretto ecco appunto la mia teoria e non era poi così infondata sulle, sulle frequenti lamentele di Rogan si è lamentato di una ruotata ricevuta da Valtteri Bottas durante il suo passo quindi effettivamente io avevo visto qualcosa di strano, non avevo visto un sorpasso così. Nel mezzo però, diciamo, dal replay comunque un po' di spazio era presente per cui non è presumibile, non è detto che la direzione gara decida appunto di dare una penalizzazione a Bottas. Al momento non è neanche sotto investigazione. E c'è stato un timerito di Alonso che non sono riuscito a cogliere. Volevo sottolineare come... Comunque, dall'incidente appunto in curva 1 fra, ehm, fra Vettel e Bottas ci sia stato un danneggiamento del, del fondo piatto della vettura, appunto, di, di Valtteri Bottas. Per cui, anche la sua di gara è molto, è una gara appunto, molto positiva per il risultato che sta portando. Una rimonta con una macchina appunto danneggiata. Scusami, Prego. Un duello per la settima posizione tra il lui e Charles Clerc. Sì, Mamma mia, un... qualcosa sta succedendo, questa Sauber. Con Leclerc che si è riavvicinato in realtà a Magnussen e sta continuando ad avvicinarsi. Nel mentre, scusami, un team radio della McLaren, appunto Alonso, siamo riusciti a recuperarlo. Pioggia possibile in 20 minuti, per cui potrebbe veramente arrivare la pioggia. Secondo previsioni meteo, la probabilità in realtà è del 40%, quindi comincia a essere in realtà già abbastanza alta, ma dopo le 5, per cui. Diciamo la, la pioggia non è ancora completamente sicura, ma le previsioni, secondo appunto il meteo e il vento, che continua a spirare molto veloce, come ho detto prima parliamo di due metri e mezzo al secondo, le, il vento sta portando le, le nuvole verso il tracciato e quindi potremmo vedere nuovamente la, una situazione appunto di pioggia. Sì, le immagini della FOM sono particolarmente frequenti Si vedono dei nuvoloni neri sul circuito. Esatto, anche dalla vista aerea si vede proprio come eh, il circuito stia letteralmente diventando più scuro mano a mano che passa il tempo con l'avvicinarsi delle nuvole. E ha il DRS in della Sauber, vediamo se riesce a Ma far... era troppo, no, è troppo lontano e sì, non riesce no. ad avvicinarsi, per cui dovrà presumibilmente riuscire a essere ancora più vicino alla vettura di Magnus. E comunque ancora una volta tenderei a sottolineare la fantastica prestazione da parte di Leclerc che con una Alfa Sauber. Sta riuscendo a tenere uh, un, un ritmo comunque da top 10 un ritmo che lo porta al momento in ottava posizione e con il ritmo per il quale è a mezzo secondo da Magnussen. Si sta avvicinando al pilota uh, danese e potrebbe anche sorpassarlo. Sì, è un pilota straordinario. Chi lo segue da, dalle, dal suo esordio in GP3 lo può confermare. Il pilota ha sempre vinto dal, dalla sua, dal suo primo campionato già maturo ma la sua giovane età soltanto 20 anni esatto ricordiamo inoltre che ha avuto dei in passato dei problemi per quanto riguarda la famiglia ovvero in Formula 2 l'anno scorso fra il Gran Premio dell'Azerbaijan e il Gran Premio di Monaco eh, è venuto a mancare il padre di Leclerc che lottava comunque aveva, lottava da lungo tempo con una grave malattia e gli uomini della Prema il team di Formula 2 per il quale lui correva eh, sono rimasti letteralmente stupiti da quanto Leclerc abbia affrontato con freddezza eh, il Gran Premio sia di Azerbaijan che di Monaco come se niente fosse proprio per cercare di riportare il massimo risultato per la squadra e ehm, quindi lasciando anche fuori quelle che erano le proprie emozioni dovute alla sofferenza familiare. Poi, ovviamente, fuori dal circuito, come detto, è un ragazzo di 20 anni, per cui ehm, è, come detto, appunto, non un ragazzo. Ma in pista mostra un talento che. È veramente uno, si può definire un talento di campioni riesce a escludere dalla mente qualunque cosa che non sia legata prettamente al, al lavoro che sta facendo in quel momento, per cui la performance in pista. Sì, intanto siamo on board on l'air che e, e a quattro decimi da Marco Santos. Marco Santos andare molto largo, ma in realtà è una delle possibili traiettorie della doppia curva. Della doppia curva, chiamiamola ferra di cavallo, se così può essere definita, che eh, porta nell'ultima zona guidata prima del rettilineo. Nel mentre, eh, se mi permetti, Lewis Hamilton ha fatto un nuovo giro veloce: un primo 36 e 375 millesimi, portando il suo vantaggio nei confronti di Verstappen al momento a 6,3 decimi e 3 su Ricciardo a 9 secondi e 1, su Kimi Raikkonen a 13 secondi, su Vettel a 31 secondi e 9. Vi, diciamo, gli ultimi giri fatti appunto dai vari piloti abbiamo Hamilton 136,3 Verstappen 136,8 Ricciardo 136,6 eh, Raikkonen 136,5 Vettel 136,8 Sainz in sesta posizione 138,7, quindi un tempo su un altro pianeta se così vogliamo definirlo, di ben due secondi più lento. Sainz eh, appunto 138,7. Uh, Magnussen 1.38.5 Hulkenberg 1.38.1 Leclerc 1.38.4 E in decima posizione Valtteri Bottas 1.37.6 Che si sta anche lui riavvicinando a Leclerc Per cui sarà Nel mentre viene mostrato dalla regia un replay di Leclerc Che è andato lungo uh, Credo che fosse Leclerc E infatti viene ora passato da Nico Hulkenberg alla chicane Per cui Leclerc perde la posizione su Nico Hulkenberg Primo errore in tutta la gara, possiamo dire: sì, assolutamente sì, una gara assolutamente senza errori, se non appunto l'essere andato largo e ovviamente aver compromesso leggermente sia le gomme che presumibilmente anche l'aerodinamica. Ma non mi pare che abbia preso alcun cordolo giallo, come invece è accaduto. Eh, abbiamo visto nelle varie prove libere, ad esempio a Gasly e anche in Formula 2. Giro record di Lewis Hamilton 1.36 e 178. Intanto approfitto per rispondere al commento d'utente, La colpa dell'incidente non è stata di Valtteri Bottas, è stata Sebastian Vettel. La, la direzione gara ha attribuito la colpa ehm, a Sebastian Vettel e viene mostrato appunto dall'onboard camera come Vettel in scia a Hamilton abbia frenato, presumibilmente nel suo punto di staccata normale, ma bloccando la gomma sia andato diretto a colpire la vettura di Bottas. Per cui. La penalizzazione viene data per l'appunto a, a Sebastian Vettel. Comunque, Se ci sono problemi con le gomme per Charles Lerck? Si è appena lamentato un team radio. Sì, sono gomme che hanno praticamente fatto metà gara. Siamo nel corso del giro 25, e ha delle gomme ultra soft, utilizzate anche dalla qualifica. Per cui sono delle gomme che al momento hanno sulla spalla ben 27 giri, nonostante i 25 al momento di gara. Per cui è presumibile che si fermerà nei, appunto, nei, al massimo dentro il trentesimo giro. Vedremo poi anche quella che sarà la strategia in base al meteo. Ricordiamo che, da quanto hanno detto i team radio, la pioggia dovrebbe arrivare in 20 minuti. Per cui, eh, diciamo, nel corso di una decina di giri circa. Mentre eh, Verstappen ai box, Verstappen sì. rientra al momento in pit lane. La prima sosta per lui toglie le gomme super soft e monta le gialle gomme gialle, le gomme soft. Sosta molto rapida da parte dei meccanici Red Bull. Vedremo se la regia ci mostra la, la durata della, della sosta. E al momento Verstappen si ritroverebbe in quarta posizione, in quanto comunque Vettel era molto distante. Pit Lane, 24 secondi e 3, compris di sosta. Infatti, eccolo! Sebastian Vettel è letteralmente attaccato a Max Verstappen, ma comunque Verstappen ha delle gomme più fresche. Per cui è presumibile che appena arriverà in temperatura riuscirà ad allontanare a riallontanarsi appunto da, dal pilota tedesco. Speriamo che non facciano danni, un anno possibile quello. Esatto. Nel mentre una, viene mostrata la regia una Ola festante appunto per Verstappen, i vari tifosi che, che, seguono, i vari, i, i vari tifosi che seguono il pilota olandese nelle, nelle varie gare. Abbiamo visto anche l'anno scorso, ad esempio, a Spa tutta una tribuna colorata di arancione in, in suo onore. Per cui andiamo adesso ad aggiornarvi quelli che sono i distacchi. Lewis Hamilton al comando con 10 secondi di vantaggio su Ricciardo, 15 secondi su Raikkonen, eh, 31 circa su Verstappen, 32 su Sebastian Vettel, 47 su Carlos Sainz, 47 e mezzo su Magnussen, 49 su Vulkenberg, 51 secondi su Leclerc, Bottas in decima posizione a 52,6. Fuori dalla zona punti abbiamo Grosjean, Perez, Van Dorn, Hartley, Ericsson. Alonso, Stroll e Sirotkin, i due ritirati o con Gasly in un incidente nel corso del primo giro. Fu sia Lewis Hamilton, super fu sia 135.663, mamma mia, che giro. Ha ritirato un secondo intero a Ricciardo. 135.6 di Hamilton, 136.7 di Ricciardo, per cui sta volando Hamilton su quelle gomme probabilmente ha bevuto, ha dato dell'area 5, scusami se ti interrompo, 5 secondi di penalità per Sergei Sidotkin, come detto per aver guidato troppo lento dietro a Safety Car, era già accaduto l'anno scorso nel Gran Premio del Bahrain e accade anche oggi, mentre Buon rientra mille. Sainz ai box Carlos Sainz che cede quindi la posizione a Hulkenberg e Leclerc vedremo che come monterà tolgono le ultra soft e montano le gomme Passa soft e a Botta banda gialla prenderanno una posizione e Groscian guadagna la decima e Perez, Perez anche la undicesima per cui Sainz perde varie posizioni uh... adesso è tredicesima vedremo in uscita 3 secondi due di pit stop Quattro un pit stop dicesimo. abbastanza lento da parte della, della, della Renault per un pelo un, uh, si è affiancato a, a Marcus insomma. sì a Marcus Dunque, la situazione attuale vede Hamilton come detto al comando, seguito da Ricciardo, Raikkonen, Verstappen, Vettel, Magnussen, Hulkenberg, Leclerc, Bottas e Roman Grosjean in decima posizione. La situazione gomme vede Ricciardo e Hamilton su gomma super soft usata, con sulle spalle circa uh, 30 giri per entrambi, per Ricciardo per la precisione 32. Uh, Raikkonen si prende la quattordicesima posizione. Sì, Sainz guadagna la posizione su Ericsson. E intanto in c'è passo... un'altra notizia. No further action a proposito dell'investigazione nei confronti uh, del pilota francese Romain Rojan. Sì, viene mostrato un, 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 una telecamera appunto del pit lane nella quale... Ah, attenzione, in uscita Ericsson ha tagliato la linea bianca mentre era in accelerazione... Um, mentre appunto la accelerazione Science porta a 8-10.000. Nel mentre concludo rapidamente, ricordiamo, la, in realtà la, la, la linea uh, bianca in uscita dei box dovrebbe essere rispettata solo da chi esce. Però abbiamo visto che in, come per Monaco, in questo caso, i piloti debbono stare alla sinistra della linea per evitare appunto possibili incidenti con i piloti che escono dalla, dalla pit lane. Per cui vedremo se ci saranno. Si sarà messa sotto indagine e se ci saranno sanzioni eventuali. Oh, sta... Adesso, perché uh, come dicevo prima, c'è un bel duello tra Valtteri Bottas e Intanto preparano gli uomini della Red Bull. Per cui, presumibilmente, rientrerà in box Ricciardo. Vedremo adesso la regia. Il passo di Bottas. Bottas. riesce a prendere la posizione su Leclerc portandosi quindi... Um, sì, è Ricciardo e eh, rientra. Rientra Ricciardo Box, sì. Per cui al momento in pista restano Hamilton, Raikkonen, Verstappen, Vettel con Hamilton e Raikkonen gli unici due a non essersi fermati. Nelle retrovie abbiamo anche Ulkenberg a non essersi fermato, oltre a Leclerc, Grosjean, Van Dorn e uh, Marcus Erickson. Passa Verstappen, passa Vettel E Ricciardo alle spalle di Vettel sì. Il distacco è circa due secondi e mezzo. Adesso vedremo se riuscirà a mantenerlo o se, um, se comunque appunto con la... sfruttando la gomma molto più nuova rispetto alla gomma di Fettel. Ricordiamo che Fettel ha eseguito la sosta al primo giro per via dell'incidente e ha montato appunto le gomme uh, soft da 27 giri. Ricciardo invece ha delle gomme completamente nuove. Per cui vedremo quella che sarà la performance da parte appunto della gomma. Intanto approfittando del discorso. Homme, oh, vorrei. Dire che eh, da quanto ho capito l'anno prossimo la Pirelli eh, porterà sempre tre mescole nei, nei Gran premi e saranno sempre la dura, la media e la morbida esatto, con gli stessi que colori. Quella è stata la proposta che è stata fatta appunto la Pirelli da parte di F di, della FOM, della FIA in generale, perché al momento, ricordiamo, in questa stagione abbiamo ben sette mescole diverse. Abbiamo la ipersoft, ultrasoft, supersoft, soft, Ultra soft, super soft, soft eh, media, hard e super hard, ovviamente con sette colorazioni differenti. E questa cosa va un po' a complicare quella che è la comprensione appunto delle mescole da parte dei telespettatori, da parte dei tifosi in generale. Per cui la, la FOM e la FIA hanno richiesto alla Pirelli di portare l'anno prossimo in realtà eh, mescole comunque diverse da gara a gara come è al momento, ma di cambiare le dicevo di cambiare appunto quella che è l'etichetta esterna in modo tale che siano sempre mescola bianca mescola gialla e mescola rossa quindi tra virgolette la hard sarebbe la bianca la media sarebbe la gialla e la soft sarebbe la rossa in modo tale che non eh, ci sia appunto una difficoltà di comprensione con tutti i colori di mescole ma si avrebbe un'unica mescola e così facendo Uh, cioè, un, un unico colore chiedo scusa. E così facendo sarebbe di più facile comprensione da parte di, di chi segue appunto la, il team. Nel mentre viene mostrato chiesto... Perez che si è ritirato, sì, che è sceso per uh, non sono riuscito a cogliere però. Se c'è stato qualche. Eh, è... Presumo dei problemi. Eh... <ride> Scusate, presumo dei problemi. Sì, vedremo adesso se la regia appunto ci. Ci dimostrerà qualcosa al riguardo. Dunque, uh, andiamo a ricapitolare se sei d'accordo: quella che è la classifica attuale. Sì, in prima posizione c'è lui, Hamilton su uh Mercedes, seguito da un Mirai, un Enzo Ferrari. Terza posizione per uh, la Red Bull di Verstappen. Quarto, Sebastian Vettel che ha rimontato uh, a essere il protagonista di una incredibile rimonta. Uh, quinto, uh, Daniel Ricciardo, seguito dalla. Dalla Renault di Oldenburg, settimo Valtteri Bottas, anche lui autore di una splendida rimonta, e ottavo Charles Merc. Scusa se ti interrompo. Sotto investigazione di nuovo Romain Grosjean. Romain Grosjean per un incidente in curva 1 al primo giro, quindi un altro possibile taglio. Al momento non abbiamo le immagini da parte della Regente Nazionale al riguardo, ma presumibilmente se verrà combinata una penalità verrà spiegata anche con le immagini. Scusa l'interruzione. Stavo dicendo, stavo ricordando una volta la splendida performance del pilota Mone Aspo, che Si è qualificato in ottava posizione e adesso è ancora lì in ottava posizione. Non ho come detto prima, è attualmente sotto investigazione, seguito uh, da uh, Stoffer Vandorne su McLaren Undicesima la Renò di Arlo Strike e uh, dodicesimo il Mannussen su uh, As. Tredicesimo Brandon Hartley con la Toro Rosso Superstite e quattordicesimo Mark Usteri con l'altra Alfa Sauber. Uh, quindicesimo Fernando Alonso, sedicesimo uh, Lance Stroll e 17 il suo compagno di squadra in Williams e Sirotin. Ritirati Se Sergio Perez su uh, Forzindia, Esteban On con l'altra Forzindia e uh, Pierre Asli su uh, Toro Rosso ti interrompo non... di nuovo, penalizzazione penalizzazione per Romain Grosjean, 5 secondi aggiunti al suo tempo totale di gara per aver causato una collisione vedremo poi se la regia ci mostrerà appunto quello che è successo precisamente ma uh, Romain Grosjean che al momento siede in nona posizione ha, e deve ancora seguire la, mh, la sua prima sosta, sconterà 5 posizioni di penalità, in, uh, scusura, 5 secondi di penalità al pit stop probabilmente il contatto alla prima curva del primo giro, in cui si sono visti volare dei pezzi di carbonio, presumibilmente il, il contatto era proprio tra Rojan e Ocon. Vedremo adesso la... Siamo, siamo on board con Fernando Alonso che sta cacciando... Leclerc, che, oh, scusami, Leclerc rientra ai box. Leclerc rientra ai box in questo momento e non viene ancora inquadrato dalla regia. Vedremo che gomme monterà. Perde ovviamente varie posizioni... Eh si trova al momento undicesimo, dodicesimo uh, ecco, viene ora inquadrato con gomma super soft quindi una strategia diversa da parte della uh, da parte della um, Sauber, chiedo scusa Leclerc, ricordiamo, è partito con gomma ultra soft, ha percorso ben 34 giri su queste gomme comprensivi anche dei giri in qualifica e uh, passa ora con gomma super soft per arrivare fino alla fine della gara, mancano siamo nel corso del 33 giro, mancano 20 giri circa alla fine Cristo. Molto nel rischio in uscita, sì, abbiamo purtroppo, visto. Con... Prego, sì, purtroppo, questa, questo circuito ha un, ha un grandissimo problema, secondo il resto parere, che è proprio la corsia di box. Un'entrata rischiosa eh, è troppo stretta rispetto alle altre. Infatti, abbiamo visto che eh, con una comunicazione di FIA è stato abbassato il limite di velocità a 60 km/h. E uh, ancora uh, l'uscita è praticamente in mezzo alla pista. Ti interrompo di nuovo. Scusami. Leclerc riesce a sorpassare Stroll, che era davanti a lui, e riguadagna la quindicesima posizione. Ovviamente eh, Leclerc, appunto, ha eseguito la sosta. Davanti a lui non hanno ancora eseguito la sosta Hamilton, Raikkonen, Grosjean Van Dorn, er Hartley e il compagno di scuderia di uh, Leclerc, Ericsson. Nel mentre i meccanici della Mercedes sono pronti, quindi presumibilmente per Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, vero? In quanto, come avevamo già detto prima, Bottas ha eseguito la sosta al primo giro e monta delle gomme soft con le quali dovrebbe arrivare a fine gara per cui vedremo adesso la la, la Mercedes appunto, Bottas, eh, che, scusa Hamilton sta percorrendo l'ultima curva vedremo ora se si sposta sulla destra e così è, infatti si sposta sulla destra e rientra in box per la sua sosta vedremo che gomme verranno montate dalla, dalla Mercedes si ferma Hamilton, gomma banda gialla Curiosa la scelta da parte della Mercedes, in quanto abbiamo visto sì, come. c'è Ricciardo vicinissimo a Sebastian Vettel e c'è anche un team radio per Raikkonen. Uomini avallino fuori, quindi presumo si fermerà anche lui. Sì, sarà una, presumibilmente una sosta in risposta alla, al pit stop da parte di, di Lewis Hamilton. Quindi Raikkonen guadagna al momento la testa della, della corsa, con un vantaggio di circa 5 secondi su Hamilton, a seguire Verstappen. Fettel, Ricciardo molto vicino a Fettel, Ulkenberg, Bottas, Grosjean, Van Dorn e Carlos Sainz completare a completare la top 10. E invece che... no, e non si sta fermando Raikon. O oh, si sì, fermerà prossimo giro oppure ritarderà ancora? Sì, a questo Quindi... giro non si è fermato perché non hanno avuto modo di uh, entrare subito in quanto appunto Hamilton è stato richiamato rapidamente all'ultimo momento, per cui vedremo uh, appunto quando verrà richiamato Raikon nei box. Immagino questo... lì dentro nell'abitacolo a fare la danza della pioggia per uh, sperare di, uh, diciamo, uh, trovare gli altri in difficoltà per mantenere questa prima posizione provvisoria. Al momento la pioggia andrebbe a dare un vantaggio a chi non si è ancora fermato, quindi Raikkonen, Grojan, Van Dorn, Hartley ed Ericsson, ma sarebbe uno svantaggio per alcuni piloti, tra cui lo stesso Grojan, che sarebbe un vantaggio appunto in quanto non, non ha ancora eseguito la sosta, ma allo stesso tempo sarebbe uno svantaggio per i 5 secondi di penalità. E sarebbe una penalizzazione anche per Vettel, che ha appunto 5 secondi di penalizzazione e dovrebbe scontarli al prossimo pit stop. Nel mentre largo, largo Vettel e Ricciardo si infila, Ricciardo si infila e guadagna così la quarta posizione. Per cui abbiamo un Ricciardo che ha sorpassato appunto Fetter sfruttando anche il maggior grip sulle gomme. Per cui Raikkonen, Raikkonen rientra una i box. Eccolo, viene mostrato con gli uomini del cavallino rampante tolgono le gomme eh, ultra soft e montano gomma banda rossa. Per cui, come ho detto, curiosa la scelta della Mercedes di montare gomme super soft invece che, eh, cioè, che, scusa, di montare gomme soft invece che super soft, come hanno fatto Raikkonen, prima di lui Leclerc. E Gomma che comunque poteva tranquillamente essere montata in questo momento, in quanto mancano meno di 20 giri alla fine della gara. Possibilità che faccia un'altra La vedo abbastanza dura. La vedo abbastanza dura perché la, la, il tentativo che sta facendo ora. Fettel è di arrivare a, fondo gara, a fine gara, scusa, con questo set. Se fosse costretto a fermarsi avrebbe 5 secondi di penalizzazione in più, quindi la sosta sarebbe 5 secondi più lunga. E con i distacchi attuali, Fettel eh, risulterebbe davanti a Van Dorn, risulterebbe in settima posizione, ma con anche appunto il, i 5 secondi di penalizzazione sarebbe molto vicino, sarebbe pericolosamente vicino a Van Dorn. Quindi non verrebbe sì, una... in ottava, nona posizione e perderebbe tranquillamente dei punti in ottica campionato. Ricordiamo il al momento alle spalle di Fettel Ra c'è Raikkonen, per cui Raikkonen sia sì, gomma nuova ma comunque potrebbe fare un po' da tappo. E molto più lontano c'è Bottas. Bottas, che comunque nei tempi sta recuperando due decimi al giro a Fettel ma ha un distacco di 18 secondi dallo stesso tedesco, per cui è difficile che riesca a raggiungerlo a fine gara, tranne un, nel caso di un cedimento appunto nelle prestazioni della gomma di Fettel in quel caso ovviamente si avvicinerebbe molto più vicino si avvicinerebbe molto più rapidamente Bottas ma la vedo abbastanza difficile penso che arrivi quindi alla fine gara ha... e addirittura potrebbe succedere che Raikkonen riesca a sorpassare senza troppi problemi Fettel per conquistare la quarta posizione sì, quindi l'unica possibilità nuova. di vedere l'unica possibilità di vedere un, un stop per Sebastian Fettel sarebbe in caso di pioggia esattamente io almeno mh, suppongo che sia in questo modo non penso che ci siano altre possibilità e allo stesso tempo non penso che la mh, che la, la, la Ferrari decida appunto di fermarlo andando a compromettere ulteriormente una, una gara comunque già difficile di per sé con appunto la, mh, la situazione delle, delle gomme e la situazione della penalizzazione che ha al momento Sebastian Vettel intanto c'è un altro fu sia di Luis Hamilton fa segnare il giro in 1.35 e 348. A seguire Verstappen 1.35 357, per cui Verstappen con gomma nuova, eh, anche se leggermente più usurata rispetto a Hamilton, sta riuscendo a tenere i tempi del, del pilota inglese. Vedremo appunto se riuscirà a riavvicinarsi, il distacco fra loro è circa 5 secondi, eh, vedremo appunto quella che sarà la performance del, dell'olandese dunque andiamo a ricapitolare le posizioni Hamilton al comando con un vantaggio come ho detto di 5 secondi su Verstappen a seguire Ricciardo, Vettel, Raikkonen eh, i primi 4 quindi Hamilton, Verstappen, Ricciardo e Vettel con gomma Verstappen, scusami, Verstappen è sia nel secondo settore vedremo adesso la performance del, dell'olandese sul traguardo, dicevo Hamilton, Verstappen Ricciardo e Vettel con gomma soft Raikkonen in quinta posizione con gomma super soft, a seguire Bottas in sesta posizione con soft Hulkenberg che si deve ancora fermare in settima. Sainz in ottava con gomma soft. Van Dorn in nona si deve ancora fermare. Magnussen in zona punti. Decimo con gomma, su, eh, con gomma soft. Undicesimo Hartley che si deve ancora fermare. Eh, grandissima prestazione di Hartley che sta facendo. ormai siamo nel corso del 3%. esimo prego. Ha recuperato due decimi e mezzo a Hamilton nel corso di questo giro, portando distacco a 4 secondi e 7. Vedremo poi come proseguirà. Eh, dicevo, no, ah, devo provare di nuovo, perché c'è un nuovo giro veloce. Questa volta è di Ini Raikkonen velocissimo 1,34 e 810. 1,34 e 8 con, un, ha recuperato due secondi in, solo in quest'ultimo giro a Sebastian Vettel Fettel 1.36.8 e 8. e 8. Sta letteralmente volando con le gomme nuove. Per, viene mostrato nella regia uh, una battaglia per la nona e decima posizione con Magnussen che tenta il sorpasso su Van Dorn, ma deve desistere alla fine del, del primo rettilineo. Dicevo, gli unici piloti a non essersi ancora fermati sono Hülkenberg, um, Van Dorn, Hartley e basta. Per cui, Leclerc, che si, che si trova al momento dodicesimo, virtualmente potrebbe guadagnare altre tre posizioni tornando in nona posizione, ma già è molto vicino a Hartley che ha comunque problemi di gomme. Ricordiamo Hartley monta delle gomme ultra soft nuove dalla partenza, ma che al momento hanno compiuto ben 37 giri. Per cui sono gomme ormai ampiamente usurate nei confronti delle gomme super soft di Leclerc, di Leclerc montate 5 giri fa, con ovviamente una differenza di prestazioni non indifferente. Nell'ultimo giro, per indicare: Per nel secondo settore, sì, 28-958. Vedremo adesso il risultato finale. Dicevo, eh, Hartley nell'ultimo giro ha fatto un 38,1 Leclerc 1.36,8. Per cui sta letteralmente volando con le nuove gomme, e dovrebbe riuscire a sorpassarlo il prima possibile perché... affinché non gli faccia da tappo. Nel mentre eh, la classifica attuale, piloti vedrebbe Hamilton di nuovo al comando con 145 davanti a Vettel con 133. Ricciardo eh, in terza posizione, che scavalcherebbe Bottas, che scivolerebbe quindi in quarta. Raikkonen in quinta posizione. Sì, esattamente. Poi, uh, Raikkonen Verstappen, Ulkenberg, scusa se mi interrompo, Ulkenberg iBox. Ulkenberg iBox e monta come Ultrasoft, uh, no, chiedo scusa, super soft. Uh, vedremo appunto dove riuscirà. No, no, stavi dicendo bene, sono le Ultrasoft. Chiedo scusa, sì, avevo visto male e... Riesce a uscire davanti ad Hartley e Leclerc. Per cui Leclerc si trova al momento, Hulkenberg davanti a lui con uh, gomme nuove e potrebbe essere uh, abbastanza problematico. Nel mentre Leclerc non riesce al momento a superare Hartley, si sta, è molto vicino e, sta, uh, e viene rallentato molto da parte. Dei... Dal, dal punto da, da Hartley Hartley nell'ultimo giro: 1-38-1 Leclerc: 1-37-1. Mentre prima aveva fatto un 36 basso. Per cui un 36 alto. Per cui sta perdendo terreno nei confronti di Hartley. Ma vanno ora sul lungo rettilineo del Mistral. Dove Leclerc ha la possibilità di utilizzare il DRS. Mancano ora 15 giri al termine. Vedremo. Si avvicina molto. Prende la scia. Si, sp eh, si sposta Arsle tentando di difendere l'interno, ma non riesce e riesce Leclerc nel sorpasso e guadagna quindi la undicesima posizione. Nel mentre mi correggo eh, come avevo, detto, avevo giustamente detto le ultra soft appunto per Ulkenberg, ma sono ultra soft utilizzate. Era si è avvicinato a Fettel. Sì, Raikkonen è molto vicino, parliamo di mezzo secondo di differenza. Presumibilmente Fettel lo lascerà passare, non ci sarà una battaglia fra loro. Comunque sono compagni di scuderia. E Raikkonen è ampiamente più veloce. Nell'ultimo giro ha recuperato un secondo e 7 a Sebastian Vettel. Per cui potrebbe darsi anche che col gioco della scia in questo modo Fettel ne riesca a guadagnare un po'. Ecco, Raikkonen, sempre sul rettino del Mistral. DRS, scarta Fettel ancora molto, molto prima di arrivare alla staccata del, del rettino del Mistral. E quindi Raikkonen guadagna la quarta posizione. E può tranquillamente lanciarsi adesso all'inseguimento all di Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo che ha delle gomme soft, quindi una mescola leggermente più dura rispetto a quella di Rykel, anche la super soft. Intanto uh, c'era una comunicazione dal, dal muretto box Ferrari inviata di AI comunicava che eh, la. La situazione di, di fettere è abbastanza buona, perché eh, la sua perdita di potenza non è legata a nessun problema, ma semplicemente all'usura delle ohme, che hanno ormai o più di 30 giri all'attivo. Perfetto. Uh, andiamo a aggiornarvi anche su quella che è la situazione del meteo, in quanto al momento la pioggia non sembra arrivare, il vento ha cambiato direzione, la temperatura è leggermente scesa, parliamo di 39 gradi per l'asfalto, 24 per l'aria, ma. Um, al momento il cielo sembra leggermente più limpido in varie inquadrature, per cui la pioggia non sembra essere più un, um, un problema. E nessuno ha. Nessuno dei piloti o comunque dei, um, dei vari ingegneri ha più detto niente al riguardo. Per cui al momento la pioggia sembra essere, tra virgolette, un pericolo scampato. Nel mentre viene inquadrato l'onboard di Hamilton e Bottas rientra in box. Bottas esegue la sua seconda sosta, quindi una strategia diversa, togliendosi quelle che erano le gomme. Uh, attenzione! Un problema alla posteriore destra e riesce a ripartire, ma è una sosta molto, molto lenta. E monta delle super soft nuove, per cui una strategia diversa a parte di Bottas, che non dovrebbe perdere molto. Intanto, diciamo, un... scusami, c'è un team radio per Fernando Alonso. Ha detto: Non ho freni, non ho home, la macchina va lenta. Alonso, che al momento è in tredicesima posizione e gira sul passo dell'1, e dell'1.38,8. Ed è oggettivamente la vettura più lenta sul tracciato Eccezione fatta per Bottas che ha eseguito la sosta Andiamo a vedere appunto I tempi negli ultimi giri 35.6 per Hamilton 35.5 per Verstappen 35.5 per Ricciardo 34.9 per Raikkonen con le gomme appunto nuove Poi si va a vedere per esempio Un Van Dorn 37.7 Bottas nell'ultimo giro, appunto, la sosta e eh, Alonso 38,8. Per cui e la Regente Nazionale ci ha mostrato i replay. Intanto Fettel, Fettel e Box con le Ultrasoft pronte per lui. Sì, Fettel rientra in Box quindi una strategia, due soste, presumibilmente dovuta al fatto che eh, debbano, debbano rispondere al pit stop che ha fatto Bottas, un possibile undercut, anche se in realtà era abbastanza distante. Scontano i 5 secondi di penalizzazione per appunto Fettel, montano dei gomme Ultrasoft. Ultrasoft utilizzate ricordiamo Non aveva a disposizione set nuovi E a questo punto sarà una corsa a fine gara Per tentare di recuperare ehm, O almeno far segnare il giro più veloce Suppongo anche se come ben sappiamo In Formula 1 non c'è un uh, premio Per il giro più veloce Per cui io personalmente non capisco Questa scelta da parte della, della Ferrari, aveva un, un enorme vantaggio Nei confronti dei diretti di, di inseguitori Perché Ma io penso... eh, S S S S Sainz era a 30 secondi di ritardo Uh, Magnussen ulteriormente è a 3 secondi da Sainz, per cui aveva un distacco di uh, quasi 40 secondi. Bottas era a 45 secondi. Vedo abbastanza difficile che un Bottas con gomma super soft nuova riesca nel corso di 15 giri a recuperare 40 secondi. Per cui secondo me è una scelta sbagliata da parte, da parte della, della Ferrari. Personalmente, no, io penso più altro che l'abbia fatto. O per risolvere i problemi di degrado sulle sue soft, oppure per scontare la penalità? Potrebbe tranquillamente essere. Secondo la, la legge internazionale, almeno per quanto detto nel, nel live timing, è una risposta eh, al appunto al, al pit stop da parte di Bottas. Anche se, come detto, il distacco fra loro al momento risulta essere di 20 secondi. Per cui vedremo. Al momento eh, volevo anche sottolineare come Van Dorn ha eseguito la sua sosta, per cui abbiamo di nuovo Leclerc nella zona punti, eh, in decima posizione a 2 secondi e 9 di ritardo da Nico Hulkenberg. La classifica vede Lewis Hamilton al comando... Puccia, uh, da... scusami, uh, Puccia di Traikonè, 1,34 e 194. Sì, 1,34 e 5, eh, che risulta essere un giro molto veloce, ha recuperato un secondo netto a Daniel Ricciardo davanti a lui. Dicevo, il, il, al momento Verstappen si trova anche in mezzo al traffico ed è seguito a circa 10 secondi da Ricciardo. V viene, con, la regia continua a rimanere su, su Verstappen. Nel mentre dicevo, il, Verstappen ci uh... stanno aumentando delle vibrazioni. Ha, de ha detto una vibrazione va bene ma mi dà fastidio per cui presumibilmente potrebbe essere dovuto a un degrado della gomma, vedremo poi la regia se mh, seguirà appunto ulteriormente eh, Verstappen. Dicevo, Hamilton al comando con, 5 secondi di con 4 secondi che di vantaggio su Verstappen, 14 secondi su Ricciardo, 18 secondi su Raikkonen, e a 54 secondi Sebastian Vettel, a 65 secondi Sainz, Magnussen a 69 secondi, Bottas a 72, Ulkenberg 78, Leclerc in zona punti a 81, Grosjean 88 Alonso 94, poi doppiati Van Dorn, Stroll, Sirotkin, Ericsson ed Hartley in ultima posizione, e fuori dalla gara, Sergio Perez per un problema meccanico è stato costretto al rientro ai box, Esteban Ocon e Pierre Gasly coinvolti in un incidente nel corso del primo giro. Nel mentre il replay di, Bottas, di, di Stroll che ha bloccato la gomma per evitare di andare a tamponare davanti a sé, um, Stoffer Van Dorn. Che lo ha appunto passato nel lungo ritiro del Mistral, ma in staccata ha, ha bloccato la gomma e ha dovuto anche schivare leggermente. Stoffel Van Dorn oggi incredibile! Si sono visti addirittura dei frammenti di gomma volare. Abbiamo come avevo giustamente, come avevo sottolineato prima, la Pirelli ha portato in questo Gran Premio la gomma con un battistrada leggermente più sottile di 0,4 mm per la precisione ricordiamo che questa gomma ha uno spessore di circa 3,2 per cui 0,4 mm fanno la differenza sembra molto grande ma in realtà all'interno sono tutti elementi che evitano di far sfilacciare la gomma in caso di foratura o comunque evitano di danneggiare eh, la gomma in modo tale che vada a distruggere la macchina per cui la gomma vera e propria è solo 3 mm circa ed è per questo che le gomme dopo un po' si durano devono essere sostituite. La Pirelli ha portato questo spessore più sottile a causa del graining uh, graining che si è dimostrato in, uh, in, vari, in uh, vari circuiti per l'appunto. E per questo si è deciso di portare appunto delle gomme più sottili in modo tale da ridurre le temperature e riducendo le temperature da, in modo tale appunto da. Ridurre il, il blistering e quindi la, il degrado sulla gomma, 10 giri al termine. In questo momento 56 km all'arrivo. Vorrei farti una domanda: diciamo da ignorante: ma il reining non può aumentare con uno spessore inferiore? In realtà no in realtà no, perché la gomma. Essendo più sottile va a ridurre quelle che sono le temperature, e la, il graining in realtà non è altro che un fenomeno di bolle di aria che dall'interno fuoriescono verso l'esterno a causa appunto delle alte temperature. Così facendo eh, appunto riducendo quello che è lo spessore della gomma, ehm, si riducono le temperature e si riduce quello che è il rischio di graining. Quindi si riduce il rischio delle bolle, del blistering, del graining e eh, si cerca di preservare meglio la gomma. Abbiamo visto come in Spagna ci fossero stati grandissimi problemi per quanto riguarda eh, la Ferrari con appunto un blistering molto evidente. Era dovuto in realtà a un setup sbagliato, un setup errato appunto della vettura. E questo era stato appunto ammesso da Sebastian Vettel stesso. In questo caso, almeno per quanto si è visto nelle prove libere con differenti carichi di carburante. La... Il blistering, appunto, non è così evidente, cioè è molto ridotto rispetto a quanto ci si aspettava e rispetto a quanto si era visto in Spagna. Intanto, in Irakkonen si sta avvicinando a Dani e Ricciardo. Sì, nell'ultimo giro ha di nuovo recuperato un secondo abbondante e sta letteralmente spingendo, mentre Fettel. Rimane a 34 secondi di distacco da, da Kimi Raikkonen, ma ciò nonostante riesce a guadagnato circa 5 secondi nel complesso su Carlos Sainz. La classifica vede al momento al comando Lewis Hamilton con un vantaggio di 5 secondi e 3 su Max Verstappen, Daniel Ricciardo a 19 secondi e 6, Kimi Raikkonen a 20 secondi e 9. Sebastian Vettel a 54 secondi Sainz a 68 Magnussen a 72 Bottas in ottava posizione a 73 Ulkenberg 82 Leclerc in ultima posizione per quanto riguarda i punti quindi in decima a, 80, uh, a 85 secondi a 3 secondi circa da Nico Hülkenberg a seguire Grosjean fuori dalla zona punti Alonso il primo dei doppiati uh, Van Dorn molto vicino al compagno di scuderia Stroll, Sirotkin, Eriksson e Hartley completano i piloti ancora in gara Perez si è ritirato a causa di un problema al motore, non bene specificato, presumibilmente anche un problema di affidabilità. Ricordiamo che tutti i piloti uh, motorizzati Mercedes, quindi uh, Hamilton, Bottas, le due Force India di Perez Ocon e le due Williams di Strolli e Sidotkin, hanno montato il motore con la Spec 2.1, quindi la nuova uh, specifica appunto di motore, che dovrebbe permettere una... altre sette gare, come appunto è successo la prima. Però il ritiro da parte di Perez... Risulta già un campanello d'allarme in quanto era proprio dovuto a un problema meccanico. Ovviamente non è specificato se il problema meccanico è legato al motore o semplicemente alla vettura. Eh, Rai o non è arrivato? Prego. Scusami, fatto. Rai o non è arrivato? Si ha provato Ricciardo a alzarlo effettuando i doppiaggi, però si è trovato in difficoltà. On stroll, intanto attenzione: stroll. Si stroll che non si toglie da davanti e addirittura continua a gareggiare. con... Con Raikkonen durante lungo tutto il rettilino fino a, alla fine, quando Raikkonen fa una staccata migliore e lo costringe appunto a stare dietro, ma non è comunque un comportamento adeguato da parte appunto di. Uh, Sidenze Stroll. Sidenze Stroll e anche i Sergei Sidotkin in precedenza. Perché sono comunque dei piloti doppiati e come tali dovrebbero lasciare strada per l'appunto ai, ai piloti di testa. Ricordiamoci, sì. eh, in Formula 1 ci sono apposta le bandiere blu che vengono utilizzate per segnalare i piloti che devono togliersi da davanti. A Stroll per quanto riguarda la regia internazionale, gli sono state mostrate due bandiere blu prima di togliersi per. Uh, Appunto, per i piloti davanti a lui, quindi Stroll che comunque faceva un po' da tappo e ehm, non è un comportamento, come già detto, corretto da parte appunto dei piloti doppiati. Verrebbe da chiedersi le bandiere blu per quale motivo non siano state mostrate al ai piloti della Williams? Ricordiamo in passato Sebastian Vettel e più volte si è lamentato proprio delle bandiere blu, le ha chiamate più volte proprio quando era in fase di sorpasso e si piazzavano dei doppiati davanti a lui. Esatto, è probabilmente comunque un problema diciamo, che non si dovrebbe ripetere ulteriormente vedremo appunto poi come proseguirà la gara nel mentre viene mostrato il replay di Van Dorn che sorpassa Alonso e a al riguardo vorrei segnalare che Van Dorn ha delle gomme ehm, che sono state montate 5 giri fa quindi gomme molto molto più fresche rispetto a quelle di Alonso ed è riuscito a passarlo con una rapidità incredibile l'ultimo gi giro Scusami Fabio, agio di danni Ricciardo Adesso Ra Raikkonen ha tentato il sorpasso all'esterno ma non ci è riuscito, sono molto molto vicini entrambi i piloti abbiamo Raikkonen che è letteralmente attaccato a Ricciardo e tenta di nuovo all'esterno in curva 4 ma non riesce l'incrocio di traiettoria per cui Ricciardo ancora davanti a Raikkonen ma Raikkonen l'ha preso ormai, Raikkonen è lì vicino con gomma nuova oh, lungo è... il del Mistral potrà sicuramente avere un tentativo col DRS sono ruota a ruota praticamente Eccoli ora, sono sul lungo rettino del Mistral, apre il DRS, al DRS anche eh, Daniel Ricciardo, a quello che è stato mostrato, e con una differenza di 30 km orari allo speed trap, Daniel Ricciardo arri arriva addirittura al bloccaggio della gomma per frenare e Raikkonen riesce comunque a sorpassarlo, quindi Raikkonen in terza posizione davanti a Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo ed è sul podio virtualmente. Sì, è virtualmente sul podio. Ha un ritardo di 18 secondi nei confronti di uh, Lewis Hamilton. 15 secondi su. Uh, no, chiedo scusa, 18 secondi su Max Verstappen. Volevo dire. Vedremo se riuscirà a recuperare, appunto, sull'olandese, che ha delle gomme anche lui soft, a differenza, appunto, delle super soft di, Richard, di Raikkonen montate 8 giri fa. Uh, scusa, 8, con 8 giri di differenza fra i due piloti. Per cui, vedremo se Raikkonen riuscirà a mantenere questa sua performance. Rispondo un attimo alla domanda di Lorenzo che ci chiede cosa è successo tra Bottas e Vettel. Eh, si sono toccati al primo giro, Vettel eh, ha danneggiato l'ala, eh, Bottas ha avuto 5 secondi di penalità nei confronti di Sebastian Vettel. Quindi adesso eh, abbiamo il pilota della, della Ferrari in quinta posizione e Valtteri Bottas in ottava. Esatto. Nel mentre Bob, uh, pit stop per Fernando Alonso, che non riusciva più a tenere il ritmo con quelle gomme, abbiamo visto che era molto difficile per lui. Ultra, Nel mentre aggiorniamo la classifica piloti, che vedrebbe Hamilton al comando: 145, 131 punti. Quelli di Vettel, 96 Ricciardo, 90 Bottas, 83 Raikkonen, 68 Verstappen a completare la top 6. Per cui un sorpasso di nuovo di Hamilton su uh, Sebastian Vettel, per quanto riguarda la testa della classifica, un sorpasso di Ricciardo su uh, Valtteri Bottas, per quanto riguarda riguarda la terza posizione. E nel mentre Verstappen recupera un, ha recuperato nell'ultimo giro un secondo su Hamilton. La domanda ora è se Hamilton sta solo gestendo il distacco o se sta avendo dei piccoli problemi con le gomme. A differenza appunto di Verstappen. Ricordiamo che Verstappen ha in realtà gomme più vecchie di 8 giri rispetto a Hamilton. Perché ne ha montate circa 23 giri fa. Hamilton 15 giri. Per cui è da comprendere appunto se sia semplicemente una gestione da parte della Mercedes o se ci sia un degrado della gomma grazie alla signora è urlato fuori dalla finestra e ha deciso di dare a la moto, mi hanno fatto perdere parte dell'ultima frase, intanto siamo a 5 giri eh, dal termine di questa gara, 28 chilometri Abbiamo come detto al comando Hamilton che ha ancora un vantaggio di 4 secondi su Max Verstappen. Un vantaggio di 22 sulla Iconen che non sta recuperando effettivamente. Su uh, Attenzione, un piccolo problema per quanto riguarda Bottas che in, è andato abbastanza largo. Ha beccato un cordolo e ha credo ulteriormente danneggiato il fondo. Abbiamo visto come ha perso terreno nei confronti del pilota davanti a lui, ovvero um, Kevin Magnussen. Ha rischiato di perdere la vettura. Sì, sì esattamente, per cui è una. In realtà è una cosa molto curiosa da parte di Bottas. Sembra come se non, in uscita, appunto, le gomme non abbiano più avuto grip. Ha beccato il cordolo alto, per cui ha comunque preso un colpo la, la sua Mercedes per quanto riguarda il fondo piatto, che era già danneggiato dall'incidente con Fettel. Per cui sì, vedremo sono... se, perderà, se perderà appunto il passo, se comunque riuscirà a proseguire senza problemi. Si sono visti dei frammenti di carbonio volare. Dunque, mentre Hamilton riprende a spingere. Hamilton riprende a spingere e fa fucsia nel terzo settore recuperando eh, 4 decimi di distacco su Verstappen per cui Hamilton al comando un vantaggio di 4 secondi e 7 su Verstappen a seguire poi Raikkonen a 22, Ricciardo a 27 secondi, Vettel a 57 secondi, 75 secondi di ritardo per Carlos Sainz eh, che ha a 4 decimi Magnussen e a 6 decimi Valtteri Bottas per cui molto vicini Sainz, Magnussen e Bottas per la sesta posizione Ulkenberg in nona, Leclerc a 3 secondi in decima posizione che grande risultato sarebbe ancora per Leclerc un'altra gara a punti dopo l'ottima qualifica che abbiamo visto appunto ieri che lo ha portato in ottava posizione oggi con nonostante tutte le peripezie e una macchina che è evidentemente eh, meno performante rispetto ad esempio alla Renault che è davanti a lui ciò cioè nonostante risulterebbe ancora davanti alle due Haas e risulterebbe ancora in zona punti. Intanto sono 22 Prego. km all'arrivo, sono soltanto 22 chilometri all'arrivo. Sì, stiamo parlando di circa 4 giri al termine. Uh, abbiamo, come detto, appunto, la battaglia fra Sainz, Magnus e Bottas, c'è stato un team radio per Sainz. Però... No power, no power, no power. Non ha... In effetti, nell'ultimo giro ha perso un secondo intero nei confronti di Magnussen. Vedremo se, appunto, verrà richiamato il box o se tenterà comunque di difendere un'ottava posizione un, che, scusa, una sesta posizione, virtualmente ottava nel caso di sorpasso da parte di Magnus e Bottas. Un altro anche Ricciardo premio. ha dei problemi. Anche Dani Ricciardo ha dei problemi. Sì, eh, vedremo appunto adesso la DRS. Infatti, Sainz non riesce a difendersi dal sorpasso di in prima e Bottas poi, e quindi Sainz scivola in ottava posizione, eh, ma sembra difendersi con Bottas. Vediamo, eh, ha tentato di ridifendersi su Bottas ma ha perso comunque la posizione per cui Hamilton, Verstappen, Raikkonen Ricciardo, Vettel, Magnus e Bottas Sainz Hulkenberg uh, e Leclerc a completare la top 10 fuori dalla zona punti Grosjean, Van Dorn, Ericsson, Hartley Stroll, Sirotkin e Fernando Alonso in ultima posizione, bandiere gialle nel settore 2 ed è Stroll: Stroll che ha dei danni, ci sono dei detriti sull'asfalto, ha forato la gomma anteriore Sinistra, sembrerebbe che sia sfidacciata e si ferma sul tracciato, per cui bandiera gialla nel... il dopo il rettino vuoi. del Mistral verso la signa. E effettivamente ha tutta la gomma anteriore sinistra, che è completamente danneggiata, e ha rotto anche una parte di alettone anteriore. Per cui vedremo se sarà messa una virtual safety car o, o appunto cosa verrà deciso dalla, dalla direzione gara. Al momento, come detto, ci sono detriti e viene mostrato la replay. Sembrerebbe invece. Eh... Un tentativo appunto di sorpasso da parte di uh, Sirotkin E poi la gomma di Stroll si è semplicemente uh, sfilacciata, non, uh, non c'è stato niente, nessun contatto esatto. È semplicemente esplosa la gomma danneggiando l'anteriore e mandando il pilota lungo dritto. Infatti, aveva del blistering molto evidente, nemmeno virtual safety car Virtual Safety Car in pista. Approfitto di questa virtual safety car per rispondere all'altra domanda di Lorenzo. La sanzione era giusta. Effettivamente, eh, la colpa si riferisce ovviamente al contatto tra, tra Fettel e Bottas di inizio cara. Eh, naturalmente, eh, la colpa effettivamente è stata di, di Sebastian Fetteri, Io però onestamente avrei evitato, al posto dei commissari, eh, a segnare questa sanzione perché eh, Diciamo che l'incidente non è stato voluto ed è stato peraltro per evitare, eh, per cercare di aiutare Bottas. Infatti abbiamo visto che ha frenato all'ultimo momento. Scusa, se ti interrompo, vi ho mostrato il replay dell'incidente della Williams, dove si vedeva la gomma che comunque non era in perfette condizioni, abbiamo visto un blistering no, esagerato. Quando, ehm, quando Stroll ha curvato, appunto, è andato a mettere carico sulla gomma per percorrere la curva, la gomma semplicemente è esplosa. Eh, e abbiamo visto proprio uno sfilacciamento il pilota che addirittura si è spaventato ha cercato di controllare la vettura ma ovviamente la vettura ormai era senza controllo e per cui è stato appunto poi costretto al ritiro tornando sul discorso dell'incidente Bottas-Fettel allora il, la dinamica è stata questa Fettel si è trovato in scia a uh, Lewis Hamilton in prima posizione si è trovato alla sua destra un po' più avanti Valtteri Bottas. Arrivando in curva ha frenato nel suo solito punto, punto di staccata, ma così facendo ha trovato davanti a sé appunto la vettura di Hamilton che ha compromesso quella che era la sua aerodinamica. Ha bloccato la gomma anteriore e nel tentativo di curvare ha colpito al posteriore la vettura di eh, Valtteri Bottas. Ricordiamo per fare un esempio azerbaijan 2018 il contatto fra le due red bull qui non c'era una terza vettura a lato mh, chiedo scusa nel, appunto in azerbaijan non c'era la terza vettura a lato per cui non sono completamente paragonabili ma la dinamica del bloccaggio della, da parte di fetter è la stessa la mancanza di carico aerodinamico davanti che ha appunto compromesso quello che era il rallentare la vettura per cui personalmente io non avrei dato la colpa a nessuno dei due piloti così come la colpa non era stata data all'epoca, però capisco anche la situazione dei commissari, che in effetti era un tentativo, se vogliamo, di sorpasso all'interno da parte di Vettel che non è riuscito e così facendo ha colpito ehm, ha colpito effettivamente la, la vettura, appunto, di, di Bottas. Siamo nel corso dell'ultimo giro, ultimo giro che è molto presumibile che si, conclu si concluderà dietro la safety car. Le chiedo scusa, dietro la safety car. Quindi, nessun sorpasso, nessuna azione possibile durante quest'ultimo giro. Peccato, perché a perdere un po' di spettacolo, però, comunque, Corrego, è... la vettura safety car sta, sta terminando in questo momento. Nonostante siamo nel corso dell'ultimo giro con Bottas che è ancora vicino a Magnus. Per cui, potremmo vedere una battaglia fra loro. Viene ora esposta la bandiera verde. Per cui, si torna in pista con meno di un giro alla, de, alla fine. Anche se ci sono bandiere gialle nel settore 2, appunto, dove c'è la, la vettura di, um, di Lance Troll. Per cui, avranno è... fatto sicuramente per, per lo spettacolo. Probabilmente sì, è quello che penso anche io. Per cui abbiamo la, um, Hamilton al comando che si sta avviando verso la fine, appunto, della, uh, della, della gara con la vittoria sulle spalle. Seguito da Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel. Viene ora, infatti, inquadrato Lewis Hamilton che sta passando alla Signa curva 10. Dopo il Dertinio di Mistral, procede a velocità limitata, ovviamente a causa della bandiera gialla. Ma siamo ormai nelle ultime curve. Che gara che è stata da parte di Hamilton che ha è stato in testa fin dal primo giro senza perdere la leadership se non per mezzo giro um, quando appunto Raikkonen lo ha passato ma è rientrato al giro dopo per cui formalmente a, a, appunto a livello di, um, di resoconto, Hamilton non ha perso neanche un giro, pole position sempre in testa dal primo all'ultimo giro passa ora uh, sul rettilineo e si sposta per andare a prendere la bandiera a scacchi Lewis Hamilton va a vincere il Gran Premio di Francia 2018 Pole position, come detto, tutti i giri in testa e vince con da Verstappen in seconda posizione, terza posizione. Es prego, terza posizione per es Kimi Raikkonen. Esatto, un Kimi Raikkonen che si è mantenuto comunque come distacco intorno ai 18 secondi su Verstappen, ma riesce a guadagnare a terza posizione. A seguire poi Daniel Ricciardo in quarta posizione, Sebastian Vettel in quinta, attendiamo il passaggio di Vettel sul traguardo ma ehm, possiamo appunto confermarvi che la top 3 vede Hamilton vincitore davanti a Max Verstappen in seconda posizione Kimi Raikkonen in terza Daniel Ricciardo in quarta mentre Bottas sta ancora tentando di recuperare la posizione su Magnussen anche se è molto, ehm, è molto lontano per cui non dovrebbe riuscirci siamo già oltre la, il rettilineo mistrale dopo la Signe per cui siamo nella parte guidata Vettel passa sul traguardo, quinta posizione per lui sesto posto per ehm, Kevin Magnussen e valtri Bottas in settima, appena arriveranno sul traguardo. Completiamo la top ten nel frattempo con eh, ottava posizione per Carlos Sainz, nono Nico Hulkenberg e decimo Charles Leclerc. Charles Leclerc nuovamente a punti. A seguire poi Romain Grosjean undicesimo, dodicesimo per Stoffel Van Dorn, eh, tredicesimo posto Marcus Eriksson, quattordicesimo Brandon Hartley, quindicesimo Sergei Silotkin. Fernando Alonso di Alonso, esatto, Fernando Alonso si è ritirato all'ultimo giro, non ha preso la bandiera a scacchi, ma è rientrato ai box prima di prendere la bandiera a scacchi e quindi non conta come, come gara completata, ma conta come ritiro. Ritirati per cui Fernando Alonso, Lance Troll per una furatura della gomma, Sergio Perez per un problema meccanico, 19° e 20° posto, sempre ritirati per Ocon e Gasly, coinvolti in un incidente in curva 1. Per cui la... abbiamo visto fin dall'inizio come la gara ehm, fosse in mano a Hamilton materialmente partito in pole, nonostante i problemi aveva comunque mantenuto la partenza la prima posizione e è riuscito senza problemi appunto a, a difendere la prima posizione per tutta la gara. Da notare l'immagine Oni A ah, di Yulis Hamilton che fa quel, quel gesto con la mano, quasi sì. a indicare sono io il vincitore. Dunque, per quanto appunto riguarda, come detto, ah, ricapitoliamo quella che è la classifica finale, abbiamo Hamilton vincitore con un vantaggio di 7 secondi su Verstappen, 25 su Raikkonen, 34 su Ricciardo, 61 su Vettel, 79 su Magnussen, 80 su Bottas, 87,1 su Sainz, Hülkenberg a 91, 91,9 e Leclerc in decima posizione 93,8. Fuori dalla zona punti, doppiati, le, eh, Grosjean, Van Dorn, Eriksson, Hartley, Sirotkin, ritirati Alonso, Stroll, Perez o Cone Gasly, ma in realtà Alonso e Stroll risultano comunque classificati con vari giri di, doppia... con vari giri di ritardo. Con per questa cui... vittoria a Luis Hamilton va a riprendersi la prima posizione in classifica mondiale? Riesce sì, esatto, a scavalcare adesso la... Sebastian Fett, l'autore di, una... di una rimonta spettacolare, questo va sottolineato, ma al tempo stesso eh, di un incidente appunto al via con Bottas che... Dai giudici è stato combinato appunto la penalità a Fettel in quanto è stato. si è Hanno deciso appunto che la colpa è stata di Fettel. E in effetti ha, um, ha avuto comunque una parte di colpa in quanto in frenata, uh, ha bloccato la gomma e così facendo ha mandato. Ha, ha urtato appunto la vettura di Bottas. Andrei a aggiornare anche quella che è la classifica piloti, se me lo permetti. Abbiamo al comando, come detto, Lewis Hamilton con 145 punti. Seguito da. Sebastian Vettel a 131, terza posizione per Daniel Ricciardo a 96, quarto a 92, Valtteri Bottas, quinto posto per Raikkonen a 83, sesto posto per Max Verstappen a 68. A seguire poi eh, Fernando Alonso si ferma sempre a quota 32 punti, ma è sopravanzato da Hülkenberg che va a quota 34. Uh, Un'altra posizione viene guadagnata poi da Charles Leclerc, che arriva a quota 11, a pari merito con Esteban Ocon in tredicesima posizione. Per quanto riguarda in, la classifica costruttori, appena verrà aggiornata la grafica da parte della, della regia, vi verrà mostrata. Quindi, la vittoria, come già detto, va a Lewis Hamilton. Uh, a questo punto Beppe ti volevo chiedere una cosa La pioggia che era stata minacciata Abbiamo visto le grandi nuvole avevamo visto uh, appunto i timori Che ci potesse arrivare la pioggia Alla fine poi non è arrivata però Quanto può eh aver sì. inciso questo però Sulle varie strategie Da parte dei Da parte dei piloti Da parte dei, appunto degli ingegneri Sicuramente un po' avrà inciso Perché Sentendo una comunicazione non ricordo adesso nei confronti di quale pilota, il uh, Team radio comunque uh, indicava l'arrivo pio della pioggia entro 20 minuti. Uh, sicuramente, tutte le, tutti i muretti saranno, si saranno messi un po' in allerta, avranno tipo alzato le antennine. Eh, per capire se arriverà o non arriverà la pioggia. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare strategia, montiamo le, le intermedie, le rain, infatti ce n'è. No. Quindi, diciamo, due lezioni per, per oggi Innanzitutto, mai fidarsi di Meteo France e due, eh, e due fare attenzione alle comunicazioni degli, degli altri muretti. Assolutamente sì. Come detto, nel mentre, Fernando, ha ritirato la vettura, Fernando Alonso ha ritirato la vettura nell'ultimo giro, viene segnalato anche dalla McLaren, ma ai fini appunto, della gara comunque risulta classificato. Al Elen Stroll si è fermato al penultimo giro a causa dell'esplosione del della OM risulta classificato in diciassettesima uh, posizione, diciassettesimo e ultimo, esatto. e ricordiamo esatto. i tre piloti uh, che si sono ritirati prima di lui, uh, Sergio Perez e Stefano Asli. a questo punto eh, mentre ci saranno a breve le interviste da parte dei appunto per quanto riguarda la top 3 quindi Hamilton, Verstappen e Raikkonen ti volevo chiedere un'altra cosa mh, Beppe L'incidente appunto di curva 1 ha creato un stravolgimento nelle strategie e questo era direi anche abbastanza palese. Allo stesso tempo, l'incidente di curva 1 per quanto riguarda i piloti che erano alle spalle, quindi ad esempio un Sainz che si è trovato in terza posizione, un Leclerc in sesta, quanto può aver giocato un, diciamo eh, quanto può essere stato influente mh, in un ipotetico attacco se vuoi di adrenalina per cercare di spingere ulteriormente Beh, ritrovarsi dalla, dalla seconda metà della classifica alle prime dieci posizioni. Sicuramente, dà una, una marcia in più a quei piloti mi viene in mente primo frattanti. Charles Lair, che era partito, era partito ottavo, si è ritrovato in uh, sesta posizione, quindi ha voluto spingere ancora di più. Poi con il pit-stop eh, si è ritrovato in, in una un ottima decima posizione. Un altro esempio è quello di Arlo Sainz. che Se non avesse avuto dei problemi sul finale, se il pit stop non l'avesse portato piuttosto indietro, la sigla sarebbe arrivata anche più avanti, l'abbiamo vista addirittura a terzo. Assolutamente Quindi... sì. Inoltre, piccolo aggiornamento, Sebastian Vettel è stato dichiarato pilota del giorno da, da parte appunto dei tifosi che hanno votato su F1.com. Per cui una, un ulteriore, se vogliamo, elemento di merito appunto per il pilota tedesco. Ripeto, è la mia teoria di Imirae, sentendo le sue le sempre più insistenti voci su un suo ritiro e su una sua sostituzione in, in a stagione in corso, ha Spinto adesso con calma. Adesso, adesso me la vedo io. Ha cominciato a spingere. Ho il, il terzo posto oggi. Radino sul basso del podio. Ma è un buon piazzamento per lui e per la sua rosta. Assolutamente sì. E non solo, ma è una dimostrazione, eh, se vogliamo, appunto, da un lato ai detrattori, se così possiamo definirli, della sua performance, ma anche. Eh... Un, un colpo per l'appunto ha battuto un colpo la Ferrari come per dire io ancora ci sono e ancora sono capace di portare buoni risultati quindi bisogna ancora vedere se lui effettivamente si ritirerà a fine stagione o meno ovviamente replay, come tanto... detto la, le voci appunto del paddock portano a, a questo portano a un suo sì, ritiro sentami. Prego. La regione internazionale ci ha mostrato un replay di Fernando Alonso, con la posteriore sinistra tirata. Uh, per cui un danneggiamento della sospensione? Sì, probabilmente sì. Anzi, sicuramente. Quindi sarà stata molto probabilmente questa la causa del suo ritiro. Il suo ritiro, esatto. Probabilmente non un problema meccanico o una scelta del pilota, ma proprio un problema di rottura della sospensione posteriore eh, sinistra. Ricordiamo tra l'altro la power unit montata su, sulla McLaren di quest'anno, una power unit Renault. E, eh, sostanzialmente non ha dimostrato di avere grossi problemi di affidabilità. Il problema è principalmente la vettura. L'ha dichiarato anche il team principal della McLaren, dichiarando il problema è nell'aerodinamica. Ed è infatti quello su cui loro stanno puntando per la prossima stagione per cercare di eh, appunto di migliorare quegli aspetti dove stanno avendo problemi, tra cui appunto l'aerodinamica, la, magari per puntare a un uh, miglioramento, inoltre eh, a proposito di McLaren le voci di mercato che sono girate su un possibile allontanamento di Van Dorn, un possibile allontanamento anche di, eh, Sebastia... sì, scusa, di Fernando Alonso ehm, per quanto riguarda l'anno prossimo con Alonso che avendo vinto la 24 ore di Le Mans settimana scorsa potrebbe pensare di passare eh, diciamo, con la carriera in IndyCar per tentare l'assalto la, appunto alla tripla corona ricordiamo eh... Lo, lo Scon ha partecipato alla, alla Indy 500. Se non ricordo male, E è rimasto in testa per buona parte della gara prima di uh, essere costretto a ritiro a causa della rottura del propulsore. Ironia della sorte! Un propulsore Honda. Esattamente, infatti, vedremo appunto se um, cosa verrà deciso da parte sia del pilota, sia in generale um, da parte appunto del team. E sappiamo perfettamente che, la, appunto, dalle varie voci che girano in Radio Paddock, eh, che la mercedes la McLaren avrebbe fatto un'offerta a, mm, a Daniel Ricciardo. Chiedo scusa, un'offerta a Daniel Ricciardo per, appunto, la una prima guida. Si parla di un contratto da 20 milioni di euro stagione. Per cui, sicuramente, eh, Daniel Ricciardo è l'elemento più. Importante per così definirlo nel mercato piloti. Allo stesso tempo, abbiamo anche un Hamilton che ancora non ha firmato il contratto, abbiamo un, uh, un Rai con Nene stesso, come detto, che non ha ancora firmato il contratto. Ci sono vari piloti, vari sedili ancora disponibili. Sì, ma quella di team del... Laren non è stata l'unica offerta che è arrivata a Daniel Ricciardo, un'altra proposta è arrivata dalla Renault. Sì, assolutamente sì. Infatti, anche la Renault è alla ricerca di un possibile altro eh, sostituto. Ricordiamo che loro al momento hanno come piloti. Ehm, hanno, come, con, oh, eh, scusa, hanno come piloti Sainz e Hulkenberg. Con Sainz che in realtà è ancora sotto contratto con la, con la Red Bull, per l'appunto. Per cui, nell'ipotesi che Daniel Ricciardo se ne vada l'anno prossimo, è più che presumibile che la, che la Red Bull richiami Sainz a quel punto si libererebbe un posto in, Red, in Renault, posto che potrebbe tranquillamente andare per esempio a un Esteban Ocon che è già, già passato per la Renault oppure a qualche altro pilota molto più importante quindi un'altra perdita da parte della Renault è oltre a perdere il contratto con la Red Bull per la fornitura di motori diciamo, e, e, anche quest'anno malgrado la, la power unit della Rebull si cioè, è ammortizzata da Oer, è un motore realizzato da uh, Renault, esatto. l'anno prossimo invece uh, si passerà alla fornitura anfonica, quindi alla Honda, e quest'anno già sta fornendo i propulsori alla Toro Rosso. E infatti l'accordo risulta essere, diciamo per molti, uh, molti sono rimasti stupiti se vogliamo dal... Dal risultato, cioè dall'accordo fatto dalla, tra la Red Bull e la Honda. Allo stesso tempo, la, la Honda sta comunque dimostrando una grandissima affidabilità, per cui non è assolutamente detto che, eh, che non possano avere dei buoni risultati. A sì, questo punto, tra, prof... prego. L'ironia della sorte eh, appena arrivata la notizia dell'accordo dell tra Red Bull e Honda, c'è stata una rottura sul propulsore di Brandon Hartley nelle prove libere. Sì, è un po' un'ironia della Buongiorno. sorte, ma ovviamente è, da, è tutto da valutare, tutto da vedere, soprattutto come si svolgerà appunto nei prossimi Gran Premi. Approfitterei a questo punto per ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: potete trovare il nostro sito internet www.f1ingenerale.com, dove potete trovare vari articoli sul motorsport in generale, quindi Formula 1, Formula 2, GP3, Formula E e quant'altro. Il nostro Instagram e il nostro Twitter, entrambi at eh, f 1 in Generale. La nostra pagina Facebook F1 in generale it oppure F1 in generale.com e uh, il nostro canale YouTube appunto youtube.com/slash F1 in generale. A questo, in in questo momento sul podio, in questo, ah, momento, stanno... In questo momento stanno si sente l'inno nazionale inglese per il pilota vincitore di Hamilton, Tra poco si il momento dell'inno tedesco per. A Mercedes da notare anche la presenza della moglie di Toto Wolf Susi, e noi approfittiamo infatti di questo momento per salutarvi. Ringraziarvi per la vostra presenza, per i vostri commenti. Vorrei, sal vorrei salutarvi tutti uno per uno, ma il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere qui. Vi ringraziamo per l'attenzione per averci seguiti con questa radiocronaca, per averci accompagnati. Appunto in questa radiocronaca del Gran Premio di Francia vi diamo appuntamento alla prossima settimana dove si correrà sul Red Bull Ring in Austria. Ancora un grazie a tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!